Buonasera ben ritrovati con Granatissimi, non è andata bene alla Salernitana che vede allontanarsi le speranze di salvezza in massima serie. Nonostante la matematica non condanni, la squadra Granata è a più 9 eh, rispetto alle eh, dirette concorrenti. E domenica si gioca un'altra gara importante e delicata, quella con il Cagliari. Ne parliamo con i miei compagni di viaggio. Buonasera a Tommaso D'Angelo. Buonasera. Buonasera a Peppe Iannicelli. A te Carla e a tutti i nostri telespettatori. E poi con piacere vi presento, lo conoscete già, lo vedete inquadrato, l'ex presidente della Salernitana, oggi ancora tifoso, Agnello Aliberti. Buonasera a tutti, grazie. Parto da te. Parti. <ride> e allora. Partiamo. È un momento difficile per questa Salernitana eh, che vede purtroppo eh, risultati sportivi alla mano allontanarsi la possibilità di permanenza in serie A, ne parlavamo prima a telecamere spente, è chiaro che eh, bisogna dare tutto, bisogna dare il massimo perché la matematica non condanna assolutamente la squadra granata, ma adesso si fa davvero complicata. Finché la matematica aiuta bisogna crederci e sperare, c'è poco da fare, quindi purtroppo la classifica è questa, ma ci sono ancora dieci partite. Eh. Questa serenità ci ha abituata ad altri miracoli, quindi può darsi che si Tutto ripete il terzo miracolo della storia in serie A, che ben venga anzi, ce lo auguriamo tutti sicuramente. Direttore. Ma io penso che in questo momento la retrocessione sia l'ultimo dei problemi di Gervolino. Eh beh. Per la verità. La gara di Udine, e la fotografia di tutto ciò che non aveva fatto in questa stagione che Giervolino appunto ormai ha fatto quindi voglio dire su questo penso che ci sia poco, uh, poco da dire e, e, e aggiungo che eh, la, la sua assenza io oggi ho dato dall'amico Chiarello a Radio Napoli Centrale ho dato, mi ha fatto una domanda io ho dato 10 dell'Aurentis ma non uh, che ha sbagliato tutto quest'anno cioè, li ha fatto a gara con Gierbolino a chi sbagliava di più. Ma quella eh, presa di posizione contro Dazzoni ci cioè ha dimostrato che significa avere un presidente. Voi pensate che sia un particolare secondario? No. Un presidente è quella persona che fa rispettare il proprio clip, anche i propri interessi chiaramente ma che fa rispettare i propri club i propri tifosi Iervolino ha avuto 100 occasioni per farlo ma lui da novembre ha già dismesso la Salernitana questo mi pare del tutto evidente e anche la venuta di ieri dopo l'inutile corteo di Petrucci e di Milan della settimana precedente voglio dire è venuto ormai a a cose fatte, a guerre realizzati, la vicenda di Dio andava risolta subito, certo, ovviamente De Santis incapace, detto, sì. sono due anni che ve l'ho detto che De Santis è incapace, vorrei che quelli che scrivono ancora abbiamo 10 nazionali dove, dove stanno, e... ma questo dimostra quello che già avevo detto la settimana scorsa, mi dispiace perché i di Verani. Ci vedevo come dire, eh, avevo un po' negli occhi i liberani di Lecce, i liberani di Terra. Ma ce l'hai ancora? Dopo la partita mm, di Udine? No, ma oh. a parte la partita. Vedi, se un allenatore mi dice, cioè, non è capace di mettere. via andavo cacciato dopo la gara con l'Inter. Ma non doveva farlo, certo, l'allenatore. cosa di Roma, ancora no, più grave. No, tu lo metti fuori poi la la. poi tu gli parli il giovedì, prima della partita di Udine. E Dio, ti manda quel paese, cioè prima della partita. Ha cacciato un po' di, di, di Valle, scusatemi, eh. voglio dire, cacciato un po' di orgoglio. Ma insomma io non lo so, poi lo porto in panchina. sbagli da un punto di vista tecnico, perché certo. ovviamente se tu lo porti in panchina, io ritengo che tu lo, fai, lo vuoi utilizzare. utilizzare. È chiaro che l'Udinese resta in 10, la prima mossa che fa, la farebbe anche a certo. che notoriamente non capisce nulla di calcio, e, e mette dietro subito no, e mette di, però lo metti a 8 minuti dalla fine. Sbaglia il giocatore perché è un professionista entrante... Sorride, anche, sorride anche a perché... un minuto dalla fine. Ci fosse stato a Liberti, penso che Liverani veniva esonerato sulla panchina, cioè gli ultimi 20 minuti Liberani non, non, non sarebbe stato l'allenatore della San Italia, ma in panchina... Si siedeva direttamente il presidente Aliberto. Oh, mi Addirittura. Eh. E cioè, mica male la cannella, a quel punto c'è la no. tu, no? no, no. Eh, credo che forse di, bisogna rimettere un attimo i tasselli al posto no, giusto senti, Non fare il democristiano. Non lo so che frequenti il nostro amico professore Salzano, sì, sì. però non fare il democristiano. No. Fai il presidente come la, <ride> stasera in investe di presidente. La sera in investe di semplice tifoso questa tifoseria purtroppo speravo di aver trovato un presidente e non l'ho trovato. I titoli precedenti oggi non servono. Dopo è sempre facile parlare. Con l'esperienza. Secondo me un po' di ordine va rimesso nella questione, almeno secondo la mia idea, ma parlo da tifoso, non da ex o da esperienza del settore. Ierbolina è un bravo presidente, una brava persona, una persona gentile, ma educata, bravo. mai sopra le righe, che ha deciso di fare questo investimento da imprenditore nel settore del calcio. Eh, come a... poteva essere una sala cinematografica, una pizzeria o un ristorante, qualunque cosa. Eh, purtroppo, nel calcio bisogna però fare una, una premessa che credo sia importantissima: sono società private, ma io ho sempre detto che sono società di diritto pubblico perché appartengono a una cittadinanza, a una provincia, a un'intera regione a volte, appartengono alle persone, senza l'entusiasmo, lo spirito, dei, 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 manco dei tifosi, degli appassionati, dei seguaci di queste squadre, il calcio non avrebbe nessuna ragione di esistere, eh, certo. sarebbe spento, certo. sarebbe una televisione certo. con gli stati vuoti, arrivederci e certo. grazie. E quindi in questa ottica bisogna dare passione, perché l'investimento dell'imprenditore è un conto, a me, onestamente, poi non interesserebbe manco se spende 50, 180 milioni, 200, come in cassa, cosa spende, cosa fa, sono conti dell'azienda e della società. A me interessa il risultato finale, che sia soddisfacente per il pubblico, per non metterlo in condizioni di dire: vabbè, questo film non mi piace, non ci vengo. Quindi, questa sarebbe eh. l'unica scelta contestazioni onestamente non, non ne ho viste in questo campionato eh, non ho visto nulla di particolarmente eh, <ride> insomma eh, grave che significa essere contestato eh? ah, ho vissuto un'altra epoca sono stato fortunato anche in questo in quell'epoca ad avere il piacere e anche l'onore di essere contestato dal fior fior di una certa tifoseria non me ne vogliono gli attuali che io non conosco assolutamente quindi non mi permetto di criticare nessuno però dopo aver avuto a che fare con uno che si chiamava il Siberiano, con Ciccio Rocco, con Roy Pagano, eh, con Silvestri, con Poeta, con Cartone, con eh, una marea di questi eh, bravi tifosi. Eh, perché attenzione, tutte queste contestazioni... Il senato accademico della tifoseria. senato accademico della tifoseria. Ho vissuto un'epoca fortunata, ma erano contestazioni, attenzione, è importantissime, è contestazioni di affetto verso mm. quella maglia c'entra il presidente, presidente relativamente ha il perché certe conteste quando sono avvenute dopo l'anno della fortunosa mancata retrocessione l'anno dopo si è fatta una squadra che ha vinto il campionato è stato di raccogliere una sfida personale con queste persone perché ricordo sotto la sede c'erano 3.000 persone che bloccarono <ride> tutti il lungomare e non si passava né da fuori al mare né da dentro mm. la parallela per cui molto garbatamente mi fu esposto che eh, il vichingo insomma, personaggi certo. che ancora tutt'oggi eh, calcano lo stadio Arechi, quindi in tre parole, signori cari, o si fa una squadra oppure cortesemente te ne puoi andare, ti puoi allontanare. Allora, cioè, la, la squadra è tua, ma eh, la, la maglia grande è nostra, <ride> è di questa città e di questa intera provincia e quindi cerca di fare il meglio. Il concetto è questo. Secondo me oggi, a parte la di è un bravo cristiano, investito, ha speso, ci sta tutto. Per la di due, no? due anni di, di ottimi e di fortunosi anche campionati. Ma la fortuna fa parte del gioco: senza certo. fortuna non vai da certo. nessuna parte. Il terzo, credo il dispiacere, è che forse con un piccolo sforzo in più quest'anno si, si poteva insomma, fare una, la terza salvezza. Sicuramente, e mi auguro che ci sia, da tifoso. Mi auguro certo. solo questo, nella maniera più assoluta. Purtroppo manca in questa società, l'unica appunto che mi sento di muovere, ma manco al presidente, insomma, alla società intera, però non me ne voglia nessuno. L'uomo di, di, di calcio serio, eh, il bandito in mezzo <ride> ai delinquenti calcistici, questa società non ce l'ha. Ho avuto diversi direttori, uno si chiamava Peppe Cannella, l'altro si chiamava Antonio Borgia, fino al nostrano eh, Carmine Longo. Peppino Pavone. Era tutta gente che, però, certe situazioni calcistiche avevano il naso e le avvertivano e le sentivano. Quindi, la situazione del calciatore che non voleva rimanere a giugno-luglio doveva andare via, non adesso, a luglio. C'era una bella plusvalenza, si incamerava e si trovava un altro giocatore per andare avanti. Quando trattieni a forza qualcuno, per forza lo vuoi tenere al tuo tavolo, ma non ci vuole stare, è una mina che si innesca nello spogliatoio. Prima o dopo deflagra e rompe tutti gli equilibri possibili e immaginabili. Che bisogna vivere la vita dello spogliatoio per capire che succede in una società, non dal punto di vista amministrativo, cioè... contabile, finanziario dal punto di vista calcistico certo. quotidiano anche sapere dove avvengono le cose peggiori o migliori sul lettino del massaggiatore è il posto di sfogo di tutti <ride> i giocatori quindi un massaggiatore serio raccoglie ma non divulga, anzi consiglia alla società su certi malumori, faccio per dire il massaggiatore, ma ci sono tutti Tutta i partecipanti, il medico cioè... sociale, l'allenatore, il vice allenatore, i preparatori, insomma c'è tutto un complesso di persone che dovrebbero aiutare la società a riferire il giusto, non le sciocchezze, perché le sciocchezze fanno parte del gossip quotidiano, non servono a niente, e indirizzare la società verso il bene, perché è un bene comune, se l'azienda va bene... Vanno bene i calciatori, i direttori, gli allenatori, insomma funziona tutto il complesso. Come, come avevi, avevi il senatore Longo che la sera andava a fare, ti trascinava ah, in questi segatore, controlli. C'erano questi è controlli di Giavedo e tu poverino. Ma guarda, forse non, non è una critica. No, 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 sono passati 20 o 25 anni e il mondo è cambiato qui siamo in un altro mondo cioè, il mondo dei social il mondo delle cose che non eh. esistevano nemmeno erano facilmente controllabili la sera lì si andava a beccare in città dovunque andava c'erano cioè. gruppi di tifosi che li controllavano anche perché c'erano quelli che volevano uscire col calciatore e tutti i cosi ma c'erano anche quelli che se li vedevano che una domenica prima era andata male la cosa li richiamavano anche a Doverici bello no. È meglio che ti ritiri per fare il tuo dovere di calciatore, perché noi soffriamo ogni domenica sullo e spalto per te, per la squadra. Te, per chi ti ha fatto dannare di più, la, la notte? Ma ah, ce ne erano diversi, sicuramente. Perché poi Salerno è una bella città. I ragazzi sono giovani e quindi in quell'età eh, la notorietà dell'epoca era superiore a questa di oggi, perché io vedo una marea di, 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 di mediocri, medi calciatori, dai, non mediocri, medi ma io fuori classe e campioni in giro non ne, non ne vedo, insomma basta scorrere gli annicelli vi può dare una mano, Tommaso può dare una mano anche voi. E io non vedo più in giro Baggio, Maldini, che... Totti, Del Piero, Zidane, c'è certo. eh, stata una sfilza, no. non di campioni, veramente di eccellenze alte alte. Io devo dire caro presidente che eh, a parte il direttore Tommaso che è il nostro eh, match analyst della situazione, chi ha tenuto alta l'asticella su quello che accadeva in mezzo al campo, perché poi questi mesi ci sono state anche eh, come le eh, definisce Tommaso armi di distrazione di massa, è stato Peppe Annicelli che anche all'arrivo di Sabatini è stato molto, eh, molto critico, molto pungente: dice sì, ma Sabatini, eh, che cosa fa, che cosa farà, quanto può dare questo Sabatini oggi alla Salernitana? E alla fine, caro Peppe, quello che hai detto è. Tornato tutto ai noi a svantaggio della causa Granata. Io mh, faccio un brevissimo ragionamento, mi hanno molto colpito, il Presidente Liberti in due o tre passaggi ha detto maglia Granata, maglia Granata, maglia Granata. Oh, Avete fatto il tempo eh, con, con la maglia grigia. E eh, ha eh, colto il punto della questione, caro Presidente, perché purtroppo, lo dico con grande tristezza, ma è la mia analisi della quale mi assumo la responsabilità. Salerno sconta in certi momenti della sua storia il peccato di idolatria, cioè individuare un idolo, portarlo alle stelle e per quell'idolo perdere completamente la ragione. Nel caso di Iervolino è stato così. Iervolino a un certo punto, e lei presidente conosce anche i meccanismi della comunicazione, del consenso della nostra eh, comunità era l'idolo assoluto. Di Rolino poteva eh, indicare con un dito un centro, un, il quadrifoglio e già si vedeva il centro sportivo con Realizzato. 20 campi, gli alberi, eccetera, eccetera. Sabatini, idem, dopo la grande impresa. E allora si ci è innamorati di, di Totem, di idoli Fallaci. Lei, presidente è stata vittima di questa idolatria, perché lei ha scontato l'idolo degli Rossi. Lei a un certo punto si era reso conto, Presidente, a gennaio, a gennaio che De Rossi ormai, nonostante avesse dato tanto per la promozione, non era più in grado di controllare la squadra, non era in grado di ottenere quei risultati che quella squadra poteva ottenere. Purtroppo quella efferata eh, invasione in sala stampa la indusse, la costrinse, non lo so, sceglia che il verbo, a tornare indietro e quell'idolatria probabilmente è costata la serenata salitana perché se lei avesse preso Oddo già quella sera come era stato preso Oddo probabilmente quel destino sarebbe stato diverso con... e quindi concordo molto con la sua analisi e io credo che in molti negli ultimi mesi negli ultimi tre anni hanno smarrito la maglia granata per innamorarsi di un idolo cosa che secondo me nella vita non è mai positiva Concordo che a maggior ragione io dico oggi, non, non attaccherei o non me la prenderei da tifoso col presidente, ma per un semplice da un lato. Dall'altro lato, l'unico rimprovo, ripeto, l'uomo di calcio in questa società Macca. che doveva consigliare il presidente e digli, caro amico mio, guarda che il giocatore Tommaso D'Angelo non fa per noi, o la tal cosa non va fatta. Io ho avuto fortuna inizialmente di conoscere forse il miglior Delio Rossi della sua carriera. È stato oltre allenatore della Salernitana che ha portato alla CIMBI con quelle clamorose partite eh, eh. e la finalissima al San Paolo eccetera eccetera, eccetera con la Juve Stabia, ma nella sua ehm, durezza, perché è un uomo anche crudo e duro certe volte, mi ha insegnato in quel primo anno di campionato che abbiamo fatto insieme dove arriviamo al quinto posto e sfiorammo la, la Serie A Bergamo, a Bergamo, Bergamo con l'Atalanta un sacco di cose. Un sacco di cose, dalla più banale, il Presidente, non vada mai a cena con un solo giocatore, o tutta la squadra o nessuno. Non si faccia mai accompagnare il giocatore con la sua famiglia e gli altri restano a casa. Esempi eh, banali, banali che eh, però, ma però, sono insegnamenti conti, perché lei certo. non venga nello spogliatoio quando abbiamo vinto la partita, venga quando perdiamo. Se viene quando si vince, lei eh, paga solo il premio, perché le chiederanno solo i soldi venga quando si perde li venga a incoraggiarglielo, di dia allora il premio anche se abbiamo perso cioè una serie di meccanismi di uomini di calcio allora lui, mi ritengo sì, di essere stato un fortunato poi ho avuto Cannella a mio fianco poi ho avuto in Borgio poi ho avuto gente che erano eh, passatemi passate per il termine dei canacci dei banditi dei eh banditi in mezzo con benevoli certo, attenzione certo L lei sa che il diceva di Luciano Moggi e il guardiacaccia del re deve conoscere tutti i ladri di cavallo del regno se, non, se vuole fare bene il suo lavoro se non conosce i meccanismi non... <ride> conoscendo i meccanismi tu metti in sicurezza la società il suo presidente e tutti i dirigenti e quindi l'appunto è questo come c'è stato nominato un grande e un bravo amministratore delegato per la parte economica, finanziaria certo. contabilità eccetera eccetera la persona di totale rispetto bravissimo l'alter ego del dottor Milan Occorreva una persona cioè, del genere. E Sabatini non è in condizione oggi. Di fare non lo conosco, quindi non mi permetto Però di leggere... Leggo finirà... leggo solamente il risultato finale, eh. non di classifica, leggo il risultato finale di, di qualità di giocatori certo. che no, a me, da tifoso, quando vedo qualche partito, onestamente non mi soddisfano. Eh, sotto questo punto di vista poi... Ognuno fa le scelte che, che, che ritiene Giusto le in giuste Vabbè, in quel momento. Però. Vabbè, tu sai che Ti devo fermare preso... un attimo perché devo far salutare. Il presidente ah, è una persona prendo, che prendi. abbiamo al telefono, che magari. è un amico di Granatissime e che ci tiene so tanto a salutare. Eh, sta guardando la trasmissione, ci guarda sempre e, e glielo devo pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono lungo tornato, presidente. Buonasera. Buonasera. non Come no, di me eh, io... Mi no, mi Bandiere e, e visite, ci siamo visti diverse volte all'epoca. Come no, come ne avrà legato un piatto. Un piatto, no... Come no, come che Come no, come no... Come no, come no. Come no. Come no. Come no. Come Come no. Come che vuoi dire al Presidente? Che eh, gli voglio dire? Voglio ringraziare per le gioie che mi ha dato, quando, specialmente quando stando fuori, eh, solo chi è stato fuori, quando le cose che eh, ti piacciono, le cose che ami ti mancano e allora le desideri. Io facevo centinaia di chilometri per sentire la voce dei saleritari dei polli. Voglio ringraziare il Presidente e, e poi il ragionamento che ha fatto è proprio il ragionamento che si fa nelle squadre di casa. Cioè, che ci vuole l'unione di tutti quanti, come è anche sul lavoro è la stessa cosa. Grazie Nunzio, grazie Presidente. Ci tenevamo a farla salutare da Nunzio perché è come un nostro no? caro telespettatore, ci no. segue sempre, ha chiamato tifosissimo ovviamente come lui, della salernità. I, I famosi quattro che ogni ritiro che facevamo d'estate erano sempre presenti. Piombino e i suoi soci ah. erano in quattro purtroppo scomparso che erano persone fantastiche, erano sempre in ritiro, ogni anno ci venivano a seguire, anche poi nei momenti brutti erano sempre a favore della maglia granata e basta. Quindi, e questo è il sale della minestra, insomma, sì. i, la tifoseria è importante, eh, gente che vuole bene alla mamma, ancora oggi c'è gente, se i numeri delle persone che vanno in trasferta, capisco tutti i disagi e i disappunti che, che, che si possono avere. Eh, le mortificazioni calcistiche certo. ovviamente, dispiace sempre, però purtroppo ragazzi, il calcio è anche questo qua: eh, c'è poco da fare. Sa l'annata che ti va tutto bene, l'annata che magari può andare un po' qualcosa storto, ma è un conto eh... che può andare storto, come ci andò male in quella dannata retrocessione. Lì poco puoi fare, poco più di quello, difficilmente si poteva fare se non la vicenda che ricordavo prima: Peppe. contro i giochi Qui... di potere. <ride> L'amico Galliani ne sa qualcosa. E da allora Gagliani lo, lo, lo attendo sempre al barco, ogni partita che viene qui Non manchi qui, mai i vestiti. Direi... Sì, ripasso. però se tu ci fossi stato allo stadio lo avresti incontrato. Eh, meglio, che non lo meglio che non lo incontri. Invece qui siamo di fronte ad una sorta di autodistruzione. Perché, ecco, tu prima hai detto, Presidente, Rossi mi dava i consigli, specie all'inizio. Mi diceva, cioè dall'altro non è che fosse espertissimo, però veniva da quel mondo di calcio, quindi rispetto a te ne aveva di più e ti ha dato degli ottimi consigli. Però se mi permetti Paolo se, Sosa gliel'aveva dato. Pensava eh, corre, se un allenatore come Sosa, eh, che non è, voglio dire, l'ultimo uh, della classe, ti dice delle cose, ma anche per dire, ma a riflettere un attimo, dice questo mi dice questa cosa, scusa, perché tu gliel'avresti chiesto, se questa cosa ti avesse detto scusa, Presidente, questa squadra è più scarsa dello scorso anno, tu potevi anche non essere d'accordo, ma quando meno gli avresti chiesto scusa, perché mi fai questo ragionamento? Certo. metti sul tavolo, ma in tutto, ciò, in tutto ciò, ripeto, per me la colpa non è del Presidente e di chi non c'era vicino al presidente a segnalargli certe cose perché io non, posso, non ero un uomo di calcio nemmeno io, venivo da altri ambienti certo. inserisco nel calcio ripeto, ho avuto la fortuna di essere ben accompagnato dal primo giorno anzi mi stava pure antipatico dal primo incontro che facemmo. <ride> <Questo ride> per, per essere Infatti di carattere eh, caratteriale. Sì, sì, caratteriale. per essere sincero, all'epoca c'era Castagnini come direttore sì. sportivo sì. e Di Renzo, ma ha messo questo Cristiano no, che mi piace. Stia buono, Presidente, non si preoccupi, lo gestiamo noi, però c'è il tecnico, lasci perdere, magari la persona le piacerà in seguito, vabbè. E quindi vedi, smussi delle situazioni. Quindi ritorno sul fatto è l'uomo che non c'è, quest'uomo sì. invisibile che non c'è stato, credo, a fianco sì. al Presidente, e magari le due annate fortunate hanno lasciato intendere a tutto lo staff societario che tutto era semplice e tutto potesse andare così. Parlare dopo è facile, sì, ovviamente, no, per sì. l'amore di Dio. Noi Quindi, per la vita, io ho sempre parlato prima, non lo dico adesso. La, la certo. cosa importante, certo. Ci parlare tengo. o vedere dei giocatori durante il campionato e poter dire dopo tre mesi tu lo vedi giocare ma forse non era il caso, vabbè, questo è. Certo. Sì. Però ripeto, sarebbe sempre la colpa del famoso uomo che non c'è, del, del mister. del, mister fanta Rick, del fantasma. Se, diciamo perché così. se c'era uno bravo all'interno. Ma per bravi, non dico giuntoli o sartori, che sarebbero state certo. le primissime eh, scelte, <ride> ma ce ne stanno alcuni anziché altri che vanno in giro con la valigetta di Witton e fanno i signorini e sposano tutte altre, altre situazioni. I meccanismi poi del calcio: quando si muove un calciatore e c'è il procuratore che sì. deve guadagnare, sì, il calciatore tutto. che deve avere l'incremento di stipendi e tutta una serie di cose, se non c'è un bravo gestore che. Capisce le trappole e non ti ci fa andare dentro, e certo. allora sicuramente. Ecco perché dico: la presidenza di questa società non, non, non ha colpa. Anzi, purtroppo può dispiacere perché si sono spesi anche tanti soldi, almeno da quello che, che leggo, vede, e purtroppo non hanno dato forse il frutto. giusto Quanto ha inciso? Secondo te questa eh, chiamiamola lotta? No? Che Iervolino ha eh, fatto un po' ai procuratori nel mercato? Perché poi di grossi nomi, il calciomercato anche di prestiti rispetto alle altre squadre, ne sono arrivati pochi o nulla. forse prima, questi procuratori, chiamiamoli così, ma sono degli agenti, innanzitutto, certo, è la ge, gente del calciatore. La regola vorrebbe, ma non siamo mai riusciti a smontare Finalmente. questa cosa. Sei la gente degli annicelli, quando vieni a trattare, è gli annicelli che ti deve pagare le tue non commissioni, io. non certo. io. Io ti sto accogliendo in casa mia, quindi le procure e tutta questa roba cioè, qui cioè. che fatturano milioni e milioni di euro, scusi cortesemente li fai pagare dal tuo assistito e non cioè. da me, ma non sei mai riuscito... A sbantellare il suo meccanismo. Quindi, che forse sta bene anche ai presidenti, o a qualche presidente. Oh, vabbè, poi c'è sta chi ci marcia ed eh, è un'altra cosa. Basterebbe Perché che i viaggio... 20 presidenti seriati si, si, si mettessero d'accordo. Da il regolamento è questo. Altrimenti. Eh, cioè, o sbaglio. Cioè, no, no, immagino no, no. che qualcuno mi stimpone il toilto. Ci, ci, eh. ci marcia per, altri per vicende, altre vicende, per altre ragioni ricerca. economiche. Eh. Però se ci fosse una, 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 una cosa del a questo punto ci devi andare d'accordo per forza. È un mondo con quale. Ti devi rapportare, ma ripeto sempre, tra me e il procuratore c'è sempre di mezzo una persona che deve poter dire eh, lingaggio devo parlare col presidente. Esatto. Magari è un accordo tra direttore e presidente per cui sì, ci sono degli step. Se ti manca la figura e intervieni tu direttamente. Sei capace sullo spirito, sull'istinto, sulla cosa del momento di mettere una firma e non te ne accorgi nemmeno. Perché vuoi quel calciatore, voi Tommaso D'Angelo a tutti i costi firmeresti qualunque cosa per averlo perché nella tua mente è il nome che ti fa fare un salto di qualità il salto non avviene a quel signore non gli puoi chiedere indietro i soldi è andato, è finita, hai perso sei al tavolo da gioco e hai perso hai fatto una puntata sbagliata e ce ne sono tanti eh? no, anche noi ne abbiamo sbagliati tantissimi di giocatori sono i bravi e anche quelli meno bravi però, però ripeto non sbagliarsi sul palladino No, Palladino è un, è un bravo giocatore Carmi, fu individuato da Carmine Longo diamo a Me... Cesare quello che dice perciò ripeto i, miei, lo, lo riaggancio i miei interlocutori alla, lo interni alla, alla sua... i miei interlocutori interni carriera, eh, certo. posso dire di aver avuto il fior fiore di, di, certo. di, 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 di direttori sportivi gente A che amava il calcio B che era affezionato alla salernità ma veramente con il cuore, con la passione che ci abbiamo fatto le nottate, i viaggi, le cose incredibili e così insomma tutto è andato per il verso giusto per diversi anni è ovvio c'è l'annata che la sbagli ci può stare, c'è poco da fare anche con Pioli, che bel colpo Pioli ragazzi altra scommessa di Carmine Longo per la Lega Pro, la classe 10, poi la settimana venne ripescata aveste il coraggio di confermare la scelta e Pioli sta facendo una carriera. Il senatore avallò la scelta anche in serie. B poi costretto dopo la famosa partita con la Triassina, dove la Sanana era lì per lì per eh? dopo quel 2-0 al 2-2, non si capì eh, più nulla. Le, le Pioli che voleva dimettersi ogni tre partite. <ride> e Carmine Longo lo tratteneva e dice: No, non sei tu che te devi andare. Sono dei giocatori che dobbiamo mettere fuori. E a un certo punto fece. Quanti allenatori hai cambiato? No, Pioli è avvenuto con questo destino perché Pioli un giorno sì, un giorno no oh. lo vogliono oh. cacciare, oh. Nel frattempo ha vinto uno scudetto. Ha fatto una semifinale di Champions. Dopo, la par dopo una partita di Treviso, mi <ride> sì. ricordo che perdemmo malamente. Longo decise: Dice, Presidente, dobbiamo allontanare. Quattro giocatori per dare un segnale a tutta la squadra. Faccia pure, Bombardini, Lai Assunque e compagnie, eh. Bogdani, eccetera. Bogdani. Fuori gamba. Bogdani. Bogdani. Bogdani era la disperazione di Longo. Bravi giocatori. Beh, la, fuori gamba era Beh, la disperazione di Longo. Bombardini, giocatore di qualità, avesse avuto un'altra testa. Ah, sì. Calcava altri problemi. Oggi fa la gente immobiliare, l'abbiamo ah. trovato alla festa della Salernitana <ride> e gli abbiamo chiesto, ma che fai, giochi ancora a calcio? No, faccio la gente immobiliare perfetto ah, ah, Bombardini era quello che fidanzato anche con una subrettura. Sì, sì, eh, sì, sì, stato. Sposato uh, con una subretta no, ma non mi ricordo chi la storia, però, però sì. era, eh. era Sarda eh. Sì, eh sì sì ma non mi ricordo non ricordo, ricordo il, il nome era eh. una, eh. una velina insomma una cosa di ma questo ma anche che... Pare che, mm. mi pare che abbia anche una bambina anche, anche Bettarini sì. voglio dire ha lasciato eh, eh, Bettarini, eh, Bettarini fu, era simpaticissimo il primo eh, anno eh, l'ho avuto il primo anno come calciatore forse insomma E Rossi non lo schierava mai eh immagino perché lo vedeva sempre abbronzato glielo disse il giorno mi ma lei non mi fa giocare, ma tu sei sempre abbronzata? E che devo fare? lei non mi fa giocare, va dal macio. Ho preso un bell'ombrellone Bettarini, fitta di anche una cabina, <ride> <ride> oh, bellissima questa che il, il discorso Stupendo. sarà lungo. Io credo che un grande rimpianto della tua gestione sia stato Cadregari perché quando lo prendesti, Cadregari era in quel momento uno degli allenatori emergenti. E che fece molto bene, mi pare che fu Papone che lo prese, se ricordate. Veniva, bene. Dal, Bre veniva dal, Brescia, dal Brescia. Settori giovanili molto importanti. Tu facessi Cadregari, Cagni, Cadregari, Cadregari. Cagni, eccetera. Cioè, ma come ti venne tutto. Cioè, eh, perché il, il, il richiamo di Cagni fu necessario, perché Cadregari dopo quella partita sì, che perdemmo in casa col, col Savoia. Eh. Decise lui di andare via, dice: No, devo andare via, non, non è per me, non, non sono all'altezza della situazione. Vi ringrazio, ma devo andare via. Quindi, avevamo già incontrato Cagni e li chiamamammo Cagni. Altro. Le dietrologie di quella partita, che noi l'avevamo voluta perdere per forza con di Savoia, perché forse c'era un calcio scolastico. No, scusate il te, sì, delle sì, cazzate sì, sì, che... enormi. Perché figuratevi, uno che vuole perdere con la propria squadra, io non l'ho mai visto, a meno che non sei un malfattore o un delinquente, allora eh, sono altre categorie. Ma un presidente di squadra che vuole perdere con la propria squadra a vantaggio di o chissà per quale interesse economico. Io personalmente non l'ho mai visto. Non ne ho conosciuti. Ma lui. ti ricordi quanti allenatori hai cambiato nella tua gestione? Ah, in 11 anni credo. 7-8. Una decina, sicuramente, rossi, sicuramente due anni di, di Colombo. Rossi di nuovo. Uh, Catregari, Oddo, Catregari, poi ci sono stati Cagni, Cadregari, Sonetti. Sonetti. Eh. Ah. Ma guardi, come il calciatore, l'allenatore, lo devi frequentare, altrimenti se non lo conosci non, non impari niente. Per sentito dire, per curiosità, pure quello che ha vinto tre campionati e dopo quei tre campionati ha fatto mai più niente. Come fai a essere sicuri di una roba del genere? Eh, ma aveva una codeva un di buona stampa, Sonetti. Poi se godi venino. di buona stampa, se sei seguito bene, se ti acclamano insomma, per quei tre campionati vinti e quindi Poi se parlavi con Cellini di Sonetti era il suo peggior nemico Ma <ride> secondo te vita. oggi come si esce se si può uscire da questa situazione? Ma da questo circolo vizioso Classifica, cioè, classifica no. anche il momento che sta vivendo proprio classifica... la squadra e la società in quanto tale Classifica, hai cioè 10 giornate da giocare. Su 10 finalissime, o te le giochi alla morte, tutte e 10 e cerchi di vincere quanto più possibile perché sono in palio a 30 punti. e 14. Hai, hai diversi scontri diretti pure. Non è importante. Questa è la corsa solvente. No, Devi vincere le partite, c'è poco da fare. Anche se incontri il Real Madrid ogni domenica. Certo. O le vince e fai i punti, altrimenti, purtroppo, eh, non riesci a fare niente. Devi dargli una serenità forse a questo spogliatoio. Però, serenità e poi DIA è fuori rosa. So, il Presidente ha minacciato provvedimenti per chi non si impegna. Ma pensi che abbia fatto lì. bene. Fa, fa bene, fa bene. Secondo me vanno allontanati tutti quanti. Sono un disturbo de, dello spogliatore. E Quindi, chiaro. giocherei con gli undici fedelissimi della società, i migliori che ho come affezione societaria, anche se sono più scarsi del Signore lì, che non so che, che cosa faccio. Io uno come questo lo comprendo. Ma è, purtroppo è un capitale anche deprezzato. Certo. Provate a venderlo, no, uno che sì. ha fatto questa ha storia fatto per, per un anno dice. intero l'ha visto tutta l'Italia, in Serie A non stiamo parlando nell'interregionale, certo. certo. che non se ne accorge nessuno. È quindi il carattere, il giocatore che si muove in questo modo, credo che difficilmente... Ma è quello che hai detto tu, quindi, il giocatore che vuole andare via va ceduto. Ma ceduto immediatamente, subito. Questo um. è stato l'errore, perché poi c'è l'errore anche con lo stesso con poi siamo... Insomma, non siamo senza, lì, ma quasi. Senza dire... preoccuparti della sostituzione. Esatto. Lo dai via, lo cambi, ne prendi un altro, anche forse meno bravo, però se è già più sereno e non ti dà fastidio agli altri 22, è più, è, più, sicuramente. È più utile è sicuramente all'economia dell'intera squadra. Non scherziamo, questo è, cosa è, è fondamentale. fondamentale. Poi sei in uno spogliatoio, non c'è un leader che governa queste cose. Mi sembrerà strano, noi abbiamo avuto momenti in cui... Eh, siamo passati da, da Breda, che in Serie A è stato il faro che illuminava tutti i ragazzi, di vai artistiche e compagnia belle. In altre circostanze, in B, abbiamo avuto un Soviero, cioè. che per quanto poteva sembrare <ride> fuori sopra. sopra le righe, però, all'interno dello spogliatoio, eh, cose molto. che si potevano accadere, perché poi il regolamento interno non scritto da nessuna parte. Eh, moglie e fidanzate dei calciatori fra di loro non, non esiste che si possano fare stupidaggi. So dire uno, l'ho visto personalmente attaccarlo allo spogliatoio e dire se tu non ti comporti bene da uomo domani mattina non venire più, ti esonero io perché non sei in grado di stare qua in mezzo. cioè allora Questi, questi argomenti sono che sono segreti di uno spogliatoio però ci vuole anche chi li sa fare e chi li deve fare e ti regola già la, la serenità. Poi, oh, se siamo scarsi, non sappiamo giocare, è un altro discorso. Ma con serenità, pensi che puoi affrontare chiunque. Io, una Anche... cosa volevo chiedere una delle mosse che più mi piacque della gestione a Riberti è l'ingaggio di Pietro Mennea. Cioè, Pietro Menea credo rappresenti in cielo uno, il più grande sportivo italiano, probabilmente di tutti i tempi. Credo in assoluto per l'impresa che ha realizzato e per l'uomo che era, perché poi ho avuto modo di frequentarlo per altre ragioni professionali, apprezzando le cose. Ecco, serie, per per, allora, mi piacerebbe intanto capire come nacque questo ingaggio, perché insomma. Di e poi un giudizio invece sull'ingaggio di Petrucci, che io ho non criticato fin dall'inizio perché non mi è parso utile, anzi direi è stato persino dannoso quando poi è andato a parlare no, alla squadra, non si sa perché. Non nella eh, seconda parte quando parleremo eh, dei salotti romani esatto. perché non voglio rovinare la se, serata se chiamo, al presidente. E lei nacque da una conoscenza fortuita romana a Roma, quindi da lì nacque questo discorso. Una sera a cena vidi questa persona oltre che essere. Un monumento sì. italiano perché non c'era bisogno di, di commento. Gli lanciai questa proposta. Lui era anche in un momento particolarmente un po' giù di corda sì. perché non riusciva insomma, inserì, dallo sport era uscito completamente. Ma Chiax era disimpegnato, lui sì, era, era dirigente, dirigente della. E quindi sezione era lasciato, Studiava, stava cercando sì. la seconda o la terza, la terza laurea, laurea. Non mi ricordo sì. una cosa del genere. Gli lanciai la proposta, ci pensò un po' e poi accettò personaggio per me stratosferico, uomo educatissimo sì. per bene, sì. ma sì. Per bene. intelligenza per me superiore a noi dell'epoca sicuramente, e poi anche di una battuta di uno spirito incredibile. Una sera a tavola, mi ricordo benissimo, si, si scherzava col Rossi, Rossi lo pigliava un po' in giro, no? Pietro, 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 gli stende, ma col sorriso sulle labbra. Yes, boy, no, gli puglia, parletta, gli parletta, parletta, io ci sta mettendo in dinago, ti dico... Se apri la Treccani alla lettera M trovi Pietro Mennea. alla R io non so se ti trovo. Mamma mia! <ride> Fantastico! Bellissima prima. Eh sì, facevano queste battute solite, però sì, sì, sì. gente simpatica. So, è, è. è stato diciamo, il mio presidente Alconi, mm. e un anno fu anche il commissario straordinario della FIGC perché non mi ricordo, forse Matarrese andò via e fu nominato lui transitoriamente come ponte. Come ponte. Sì. Come ponte. Sono persone più adatte, credo, a Coni, queste grosse istituzioni che governano il calcio. Insomma, c è, è, è un'altra cosa. Credo che col calcio giocato abbia poca. Poi oggi mi sembra che la Feder Basket, quindi sì, eh, anche. dovrebbe essere più vicino al mondo del basket. Non so che, 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 che non cosa, avrebbe, possa, dare, cosa sì. possa dare alla società, evidentemente c'è un motivo che noi non conosciamo, quindi si rispetta. Le scelte della società però insomma. Però caro Presidente, torno a bomba. Tu hai detto, confermando che poi la mia analisi nel passato non ha sbagliato, che alla Sena manca un bandito, tra virgolette, nella gestione tecnica. Sono, sono convinto. Ma se il Presidente non prende il bandito siamo convinti tutti. Cioè, la colpa è del Presidente, non è che possiamo dire gli annicelli. Ma il Presidente sta facendo la sua esperienza. Perché come tutti noi che approcciamo, anno, se me, io vado ehm. domani mattina a fare una catena di ristoranti, nel frattempo che non capisco, sbaglierò gli anni. chef, vabbè ah eh, ci metterò anche cinque, se ne posso impiegare. Per posso capire, capire i sistemi. Se non prendo uno che fa i ristoranti me lo metto a di fianco e gli dico senti fammi capire velocemente che dobbiamo fare come bisogna muoversi. E questo le, le, È le ne... circolazione. Eh, amico di De Laurentiis qualche consiglio di De che lo poteva dare, no? Non conosco manco De Laurenti, quindi non ti posso dire niente, non, non li ho mai ma frequentati. Della non... Ma, ma De Laurenti si in pallina alla grande. però eh. Devo dire la verità. posso dire, la mia impressione esterna De da tifoso, senza offese per nessuno, appelle a me uno che non. <ride> sì, <ride> no. è antipatico, presuntuoso. No, io, io invece gli chiederei: visto che 20 anni di calcio ha avuto i un risultati eh, quindi, ci, eh, mancherebbe, ci mancherebbe. mancherebbe. Poi mancherebbe può stare simpatico o antipatico. Eh, cioè. Se il sì, Napoli abbiamo, va bene al tifoso gli sta bene. Abbiamo pochi minuti perché il presidente ci deve, deve, via, ci eh, deve purtroppo, lasciare. Purtroppo, mi mi purtroppo. Non vi dico quanti messaggi stanno arrivando, credo, anche sui vostri telefoni. Allora, eh, ti chiedo due Stai cose. Prima. Daresti un consiglio al presidente Irvolino in questo momento? Da paesano a paesano. Da tifoso. No, da paesano no. a paesano. Vabbè, paesano. Da Vesuviano. Da sangue Vesuviano che ci scorre. Io saluto nelle vene. tutti gli amici di Nola che ci seguono sempre. Direi di, 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 di trovare una, una persona brava, competente, onesta soprattutto da mettere lì nella società a fianco del dottor Milan e di essere l'amministratore delegato della parte sportiva che possa dargli una mano nella che gestione, di quina, mano nella di gestione di, 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 da qui in avanti del tutto e che deve essere il suo riferimento, come è Milan credo il suo riferimento in questa società, un'ottima persona, persona educata, disponibile, sempre presente, eccetera, L'alter ego di Milan che oggi purtroppo non c'è. Sai che c'è anche questa frizione adesso con il pubblico, come diceva Peppe prima c'è stata la fase di idolatria adesso, insomma tutti contro Iervolino. Però questo fa anche questo fa parte, fa parte, fa parte del, fa, parte, del, del gioco, Sai i tifosi no, te la senti dirlo, tanto tifosi, il okay, palcoscenico i, è più giovane, ci tifosi, sono pochi di quelli che hai nominato, però insomma. Vabbè, i tifosi di oggi c'erano a 20 anni. Eh, I miei oggi erano 45 in su. Quindi molto più calmi e pacati, penso. Però di fatto, caro presidente, oggi a Salerno non è successo niente, non c'è niente. No. Non, non hai subito dei, qualche <ride> critica, Vabbè, ci sta, ma fa parte del gioco, come dice Anicelli. Così, ma cose eh, strane, violente, no. turbolente. Onestamente, che erano però, ti ripeto, sottolineo sempre: erano turbolenze di amore, di affetto certo. verso la, la, la squadra della mamma e della la eh. tifoseria di non esiste più. La maggior parte sono <ride> rimaste, sono rimaste, ma turbolenze d'amore. Tommaso ah. è un altro mondo. È una, eh, so. è Oggi i social hanno rovinato un po' Beh, la situazione. Lo so, poi hanno i sicuramente modificato la situazione. Modificato. Abbiamo un'altra telefonata, un'altra un persona vuole salutare il presidente Aliberti. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Eh, buonasera, sono Valerio. Valerio, prego, giusto qualche minuto perché il presidente ci deve. No, lasciare. anche meno. Presidente, dottora Liberti, sono, sono il papà di Alessandra. Ah, buonasera, salve. Buonasera, come va? Bene, grazie. Bene, una tifosa, eh? eh? La figlia è tifosa, <ride> ma lui è più tifoso ancora. Bene, <ride> il, il mio archivio l'aspetta sempre. Grazie. È pazzesco. C'è un archivio di tutti gli articoli della sanità, forse non so da quanti mila anni a venire ad oggi. No, no, no. colleziona tutto. Beh, è uno che conosce la storia della sanità. Ah, ah. sì, sì. Da, 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 dal vicino, dal vicino 1970. Perfetto. Ah, bene, bene. Una grande Perfetto. collezione. Valerio, che cosa volevi dire sì. al Presidente? No, niente, lo volevo salutare e, e condivido tutto quello che ha detto, ho ascoltato e, e apprezzato tutto quello che ha detto con tanta malinconia. Ebbene, eh eh con, al eh, con che tutti è gli aneddoti e tutte le, diciamo, tutto quello che lui ha avuto e, e si è diciamo, eh, avvalso di collaboratori molto validi. Oggi per bisogna... sua fortuna e per sua capacità, bisogna solo Grazie, stare. Valerio. Grazie Valerio, io sono l'autore dei saluti del direttore Antonio Sassa oh. eh, che abbracciamo ah. con grande affetto, eh. il no, nostro poi. uomo comunicazione dell'epoca. No, grandioso, eh. sì. è, è, ecco per esempio, parlava bene delle edificate. Persone... Edificate. e sapeva e fare Io sì. ricordo le telefonate che mi faceva. Abbiamo avuto momenti di confronto dialettico, non si è mai permesso di come dire di tentare di censurare di permettermi cioè. però diceva guarda forse questo aspetto quest'altro e poi col presidente era un piacere polemizzare <ride> cioè un'idea come abbiamo fatto varie volte ma, ma, Mario, ma tu, tu lo sai che posso, posso, ripensato no? ripensato il posso eh? dire posso una cosa come quella dice denunciamo tutti quelli che ci denigrano sui social Ti ha detto anche sono anche sono quelli che, che un hanno i biglietti omaggio e mangiano a sbafo quelli che vuole denunciare hanno il biglietto omaggio finitela no la verità quelli Ma che che vuole la verità denunciare. come fai a sapere che vuole denunciare? sono quelli eh, che vengono hanno accreditato. Lui è il depositario. Mangio, lui. E vanno a, a mangiare a sbaffo nel ristorante di Chierbolino. Io, io mi dissocio perché, perché non vado no, allo di Stato. Di io non mangio. Quindi no. ci però sì. fermati che lo dobbiamo fare. Ah sì, qualche errore. Secondo me, per esempio, quella prima sera in cui i tifosi non lo contestarono. Chiedevano un confronto. Magari non quella sera, si dice. Domani mattina, 10 di voi venite in sede e ragioniamo di quello. Ma anche quella sera. L'ha detto stampa giusto: diciamo il presidente da non esca lei, li faccio venire dentro. Tanto non è che, che eh, ti mangiano, ehm, certo. non succedeva niente. Discutevi, parlavi, ognuno eh, rimaneva della sua opinione. Le cose da detto stampa, sono più da un direttore generale, qualcuno oh che da, ha. perché eh, l'ha detto stampa eh, poi spesso eh. esegue delle indicazioni, certo. Anche qui sì, ci voleva sì. appunto. Ma, prima sì. che ci lascia il presidente, sì. Sì. che è impegnato, sì. ma non perché deve chiamare Guariglia, <ride> ci lascia perché è impegnato, precisa. Grazie, ma un giorno o l'altro. Prima che avevo chiesto, glielo ho chiesto. La scriverai la verità su quello che successe quando esclusero la Salernitana? Chi, eh. chi affossò per la Salernitana? Sarebbero le ultime pagine di un libro che non potremmo mai mettere. Eh, ma io lo so, <ride> ma che io penso prima o poi, quando tutto sarà finito, ti tocca. No. Ma per amore della verità, mai dire mai. Per amore della verità, solo per questo, ti chiedo un'ultima cosa e poi ci salutiamo davvero. Eh, me lo chiedono un po' di tifosi. Ho letto qualche messaggio. Ma se ti dovessero chiedere una consulenza, una mano, un aiuto, un sostegno, un supporto, non, non, non credo non sarebbe possibile. Ma paesano, da, paesano. no? Ma da parte di nessuno delle, delle due parti, assolutamente è un ruolo così. Innanzitutto ci, ci deve essere una bella salute, devi essere, Beh, conduzione, devi essere però. giovane. Avere 40 anni nel calcio è un conto, averne più di 60 è un altro conto. Quindi, attenzione, ci vuole una forza fisica, mentale, una freschezza. Devi correre. So. Ho chiuso. È un'altra epoca. Questa è un'altra epoca ed è giusto che sia così, assolutamente. Oggi devono solo stare tutti vicino a questa squadra, nel bene e nel male, fino all'ultima giornata. Qualunque cosa accada durante il percorso. La barca va tenuta in piedi, assolutamente. Quindi tutti presenti, ma anche di più. Il Presidente può fare uno sforzo abbassando il costo dei biglietti, ma da qui alla fine che facesse un pienone ogni domenica, perché la squadra deve sentire, questi calciatori devono capire sugli spalti che cosa c'è e chi c'è se ancora non l'avessero capito se non l'avessero allora, capito se vai su Youtube certo. il filmato più visto è quel famoso Salernitana Vicenza eh, esatto. con il mio tutto. commento ovviamente: con tra ovviamente. il mio gol, e con le lacrime del la Presidente la anche quel giorno eh, certo. ecco questa è la fotografia <ride> con Antonio ecco Sasso qua. del ecco Presidente, Presidente Aliberti e allora su questo io ti saluto grazie, grazie, grazie a voi. spero che ci sarà ancora occasione grazie, per tanto Presidente. ancora più tempo perché sono certa che potremmo stare qui anche 5-6 sì, ore Certamente. Sì. davvero tutta la città, ah, però sono certa che non, di non mancherà. parlare gli annicelli e fargli dire le <ride> fandezze è, è già un tanto. grande merito è, il Ti faccio vedere tanto. una cosa. Eh, io l'ho visto <ride> prima. <ride> ah, e forse no, non, non riesce a guardare, è un A98. Eh. A98, eh, è, è vero. Un che, che va tenuto sempre qua. Sempre, nel cuore. Grazie, grazie, grazie a Nino Riberni. Noi data, ci fermiamo grazie. per la pubblicità, tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio con Granatissimi abbiamo salutato il presidente Agnello Liberti, buonasera ci ha raggiunto Ermanno Minoliti. Buonasera, grazie per l'invito Noi ci concentriamo subito, proviamo a concentrarci sul momento che sta vivendo la squadra Granata la società, c'è eh, la questione d'ossieraggio poi le altre inchieste della procura eh, di Salerno di cui ha parlato anche Tommaso D'Angelo sul suo quotidiano, intanto il punto sul momento Granata Sportivo lo fa Carmine Guaglia. L'incontro con la squadra è un comunicato che ha certificato il passaggio chiave nella vicenda di A. Tutto nasce a Udine in un sabato pomeriggio aperto nel modo migliore con il gol di Chauna e un abbraccio del transalpino proprio con il senegalese per festeggiare la realizzazione e il vantaggio. Contro i bianconeri la Salernitana non ha sfruttato a dovere l'1-0 nella prima frazione, chiusa con la bellissima giocata di Camara per un pare arrivato proprio a pochi passi dall'intervallo e in cui quel quid in più in termini di furore agonistico per confermare il vantaggio l'11 granata doveva centrare e poi quando al 64 arriva il rosso Perebosele, la superiorità numerica si è trasformata nell'ulteriore chance per rigenerare la corsa salvezza. Anche questo momento di potenziale rilancio è stato sprecato dal cavalluccio Marino, che ha poi salutato il Blue Energy Stadium con un nuovo episodio negativo, il rifiuto di D.A. nel finale di gara. Al netto della scelta tecnica operata da Riverani, l'atteggiamento della punta, prima felice per il gol del compagno di squadra e poi da Diniego per l'ultimo sforzo con il gruppo nella trasferta friulana, lascia stupore e Porta alla decisione inevitabile da parte della proprietà. Il calciatore si allenerà separatamente dal gruppo squadra. Così nel comunicato la Salernitana che ha ribadito con fermezza l'inaccettabilità di alcuni comportamenti che hanno dimostrato mancanza di attaccamento alla maglia granata. Così il club e il presidente Ierbolino, deluso e che nella nota punta sulla coesione per il rush finale, anche con i tifosi, che meritano l'unica vera fiducia. Salvezza a meno 9 a 11 gare dal termine. I Cagliari non è crocevia, vale di più. meno 9 11 partite alla fine Ermanno Minoliti l'umore dei tifosi è eh, diciamo eh, basso eh, non per come sono maturati eh, questi punti in classifica, ma per tutto quello che sta accadendo intorno, le polemiche, le chiacchiere, la poca volontà dimostrata da alcuni calciatori in mezzo al campo, poi ci aggiungiamo il dossieraggio e l'inchiesta della Procura di Salerno, insomma il quadro è ancora di più a tinte fosche. Diciamo, ehm, io più o meno avevo fatto una serie di valutazioni sulla situazione, no? E in genere poi esponendole tu eh, alla fine fai una. Considerazione. Anticipo un attimo la considerazione. Il presidente ha detto eh, l'unica cosa che, di cui mi fido sono i tifosi per l'amore per la Selenitana, eccetera, eccetera. Se L'ha detto adesso. Ora avrebbe, proprio se fossero vere le parole che lui ha detto: il dovere di dire alla tifoseria quali sono i progetti futuri. Perché onestamente, io mi auguro che la Selenitana al più presto si raggiunga la matematica certezza della retrocessione, perché con questa squadra. Con questa società noi onestamente è un'agonia, di domenica in domenica l'illusione alla partita decisiva, questo e quell'altra, poi andiamo sempre a filiare delle magre, ma delle figure pessime. Io un poco di gioco, mi ricordo, io parlo per quello che vedo sul campo, l'ho visto con Sosa, da allora in poi la Salerniana non ha espresso più gioco calcistico e lo vediamo. Giocatori fermano l'azione nemica, avversaria, si arriva al centrocampo e non si sa chi passare la palla. Punto. Eh, detto questo, è, è, la norma è la logica evoluzione di una situazione che ovviamente purtroppo eh, parte da due anni fa. Iervolino eh, è venuto il Presidente per fare un investimento da imprenditore, ci sta benissimo. Ha speso i soldi con Sabatini eh, per fare una squadra per poter lottare per non retrocedere. Dopodiché ha puntato erroneamente, secondo me, sulla vendita di, eh, di DIA per poter fare mercato, senza avere un, come dire, un uomo accanto, esperto, e qui mi ricollego apprezzo il discorso che ha fatto il Presidente Aliberti, una persona che potesse consigliare, che potesse dare, sono spesi un sacco di soldi. Noi abbiamo per giocatori che tra virgolette non sono mai stati, come dire, giustamente non hanno mai avuto l'opportunità di dimostrare il loro vero valore, quale Martegani che è un, è un mistero, un ufo. Lo stesso Sambia, che paghiamo un sacco di soldi, abbiamo il presidente è un a conta. Mio... Eh, ma... sì, noi... eh sì, perché non sappiamo, non l'abbiamo visto. Per me è un giocatore che ha delle potenzialità. Forse non l'abbiamo visto, aggiungi mai nel suo ruolo. Cioè mai non nel riusciamo suo ruolo a capire dove deve trovare il Io dico anche un'altra cosa che potrà risultare antiparica. Sì, per eh, giocare se... da Secondo, me, secondo da me ci sono state le conseguenze di uno spogliatoio rotto per cui certi giocatori non sono entrati mai nel gioco. Questa è una mia valutazione personale, ovviamente. Da questo poi agli errori che ha fatto il presidente Chiervolino sono stati proprio tantissimi. Gli ho detto, io gli riconosco eh, l'investimento iniziale, però si è subito fermato. Come non abbiamo venduto Riano, non abbiamo fatto più mercato. Come diceva un notaio, che io ho letto una sua intervista: se non viene ricap ricapitalizzato la, la, la società, la Salernità, noi non neanche in Serie mercato. B possiamo cioè, più comprare. Giusto, Poi, ricollegandomi a quello che ha detto, consentitemi, Peppe, che io non condivido assolutamente, su bene. Walter Sabatini. Devo dire, non è un totem, è un uomo che è venuto a Salerno per amore di Salerno e della Serenitana, in condizioni fisiche che le abbiamo sotto gli occhi di tutti, quando ha chiesto al presidente di prendere un direttore sportivo affinché fosse presente nello spogliatoio, non gliel'ha preso. preso. Con quattro soldi ha fatto un mercato per quello che ha potuto fare, quattro soldi, penso il milione e mezzo che abbiamo preso dalla vendita di Manzocchi, perché sono in due era, per cui per me tanto di rispetto è, è veramente di, di un affetto incondizionato nei confronti di non è un totem, è un uomo che Ci ha messo sempre la faccia, si è preso colpe non sue eh? e probabilmente la sua venuta a Salerno è stata anche fatta per dare un buon contentino per vedere di calmare la tifoseria. Beh, è stata fatta per questo. Sicuramente. Esatto. Esatto. Perdona, sicuramente. E quindi mi stai dando ragione, cioè? con queste ultime tre parole, Perché? mi stai dando ragione. Perché? Un contentino per placare. Vabbè, queste, la sono, queste erano le intenzioni di Iervolino, allora, tu puoi avere le motivazioni con cui è venuto Sabatini. Ho ascoltato e ti rispondo. Eh, certo. eh, posso salutare solo un secondo? Ho Peppe saluto... scusami via Skype c'è. Pasquale Pollio Radio Sportiva. Pasquale, buonasera. Bene, così. Buonasera a tutti. Eh, grazie, grazie Carla bene le questioni e quindi può mi permetto di così coinvolgiamo immediatamente il collega. Io ho enorme rispetto della storia umana e professionale di Sabatini. Cioè, Sabatini ha fatto il calcio italiano, eh. Cioè se si prende l'elenco dei calciatori che ha scoperto, lanciato, fatto diventare grandi eh, ci vorrebbe un buon quarto d'ora per leggerlo tutto quanto. Detto, detto ciò ci sono poi anche i momenti della vita. Sinceramente io non credo che in questo momento della sua vita professionale Walter Sabadini abbia dato un contributo utile alla Salernitana perché gli acquisti soprattutto di giocatori carichi di curriculum ma ormai inadeguati per la battaglia salvezza Credo sia stato un grave errore che grava molto anche sui bilanci, ma lo dico con totale serenità e senza mancare di rispetto un centimetro o un momento al grande uomo e al grande professionista che è Valde Sabatini. Ma non era l'uomo per gestire questa fase, è stato preso, e l'hai detto lui, perché è diventato un idolo, un totem se preferisci, e quando serve, diciamo, a contentare il popolo in tumulto, si prende il totem, si prende l'idolo, lo si mette lì però senza gli strumenti ovviamente questo idolo è destinato come dire, a scomparire nel disastro e affondare insieme eh, a tutto il resto sono con te sulle Quindi mi hai dato ragione? Mi hai no, dato ragione. No, io ti do ragione su un fatto, sulle motivazioni che hanno spinto Iervolino ah, a appunto. prenderlo, ma non sulle motivazioni con cui è venuto eh, eh, Sabatini no. a Salerno, è venuto ed è stato messo in una gabbia. Ha potuto fare eh, un mercato. Sabatini poteva permettersi, devi... l'ha detto Tommaso. Ah, no. Un minuto dopo convoca, uno, o neanche convoca una conferenza stampa, Manterichi Ma mi perché... avete preso in giro. Io se tu vai in un posto perché speri di poterlo fare per amore ah. della tifoseria, tu ci vai. Sapendo, lui l'ha detto, noi affronteremo un, un, sacrificio, un sacrificio enorme. Venire. Per me è venuto un guai. Detto questo. Chiudiamo questo discorso, era giusto una oh, mia. Oh. Andiamo a vedere un attimo, eh, se mi consentite, perché io ho molto il comportamento del nostro presidente, no? Uh, io sto sentendo moltissime voci non perché voglio fare il difensore dell'amministrazione comunale o meno moltissime voci che dicono è per colpa di De Luca è per colpa di Renzo Napoli che la Salernitana sì, sta no, in queste beh, condizioni no, no, sì. chiedo scusa a voi Renzo Napoli perché... io penso no. sia l'unica città al mondo in cui una squadra che lotta per retrocedere scusami. veda qualcuno che possa pensare scusami, che il palazzo Peppe, di città scusami, no, beh, però, no, Peppe, no, però il ragionamento, ragionamento sì. 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 non, non sì. vi Lusa, non vi accavallate Minoliti. Non ha sto facendo, sto Mas... facendo un ragionamento. No, no, scusami, Pepe, Pepe. poi sto, sentiamo anche Pasquale Boschi. C'è questo dibattito, secondo me infondato: perché tutte le situazioni, compresa quella del campo e del rischio di dover andare a giocare in un campo di 15.000 posti, che a Iervolino non va bene, le ha create il presidente Iervolino. Tu non puoi, il politico, l'imprenditore, comunque non può assumere una matrice politica. O farsi mettere una matrice politica da qualcuno. Deve essere sia con una parte che con un'altra, imprenditore lui, con, se vi ricordate alla festa organizzata dalla Salernitana perché poi a me queste cose mi fanno molto dispiacere alla festa organizzata dalla Salernitana eh, Iervolino, prima che salisse il sindaco, disse Vabbè, però qua con gli impianti sportivi Vabbè, non mi fanno fare niente lo, lo, al al lo mandò al macello lo mandò al macello il resto Napoli possa piacere, non possa non piacere non è, non è il sindaco della città io non fa, è, dico, è comunque, il sindaco comunque, di tutti comunque, e tu non puoi mandarlo esatto. al macendo comunque Furono investiti 150.000 euro dall'amministrazione comunale per fare quella festa. Detto questo, come... è chiaro che tu nel momento in cui hai dei comportamenti, nel momento in cui tu assumi la presidenza della Senana perché te la... tu hai una responsabilità. Perché come diceva giustamente il presidente Liberti prima, eh, tu quando entri e prendi una società di calcio, tu prendi un popolo che fa il tifo per quella società, ci ha messo un sacco di fesserie, ha detto questo lui con eh, quando fu... voglio sentire anche Pasquale Voglio, sì, Ermano sentiamo prego, prego. Sì, sentiamo Pasquale così introduciamo il discorso e poi ci allarghiamo anche alle vicende extracalcistiche. Pasquale. Eh, Carla, io sono d'accordo con Minoliti, nel senso che è vero che eh, Sabatini eh, è venuto per amore della città, per amore della squadra e eh, perché ama Salerno e la Salernitana, però Uh, ha dovuto fare le nozze con i fichi Secchi, eh, non gli è stata data, non gli è stato. È stato un ministro senza portafoglio, ha dovuto inventarsi qualcosa per rinforzare la squadra. Naturalmente, senza soldi, far arrivare calciatori a Salerno anche in quella condizione di classifica era sicuramente complicato. Più facile far arrivare calciatori che, forse, come Boatengo, come Anolato avrebbero accettato Salerno spinti anche dal, dall'importanza dell'uomo Sabatini o da Riberi a venire a Salerno, ma naturalmente non in perfette condizioni fisiche. Pensare di fare un mercato con una squadra in quelle condizioni eh, sicuramente eh, era complicato. Poi non, ho, sentito, ho seguito tutta la trasmissione. Io penso che ci sia un solo colpevole di questa situazione, sia il Presidente. Il Presidente io ero il 10 luglio a Rivisondo, lì ho sentito le parole di Paolo Sosa, ma... Le ho sentite solo io o il presidente quel giorno non le ha sentite? O lo Sosa ha detto voglio sette giocatori, sette, mi mancano gli esterni, mi manca un centrale, mi manca un centrocampista, mi manca una punta. Qui si è sopravvalutata una rosa che grazie a Sosa, che è un grandissimo allenatore, si era salvata con tre giornate di anticipo. Ma la, so la, la rosa andava rinforzata quest'estate, non a gennaio con Sabatini. Ti faccio vedere, direttore, perché tra l'altro è giusto, esatto, è, ma lo sai che è sacrosanto. Cioè, certo, sono mesi che lo diciamo. Che lo Ti dico, faccio vedere, faccio vedere raccolta. a tutti le dichiarazioni che la nostra regia ci ha posto nella grafica del presidente Iervolino. Vabbè, eh, l'abbiamo detto, è deluso da tutti, lo doveva dire prima. Mm. Ok, vi faccio notare che in nessuna di queste frasi c'è la parola magica, salvezza dobbiamo essere uniti e arrivare tutti verso la stessa direzione quale direzione? che tu, cosa vuoi lo fare? Dire, allora, ehm, come te lo ricordi il, burrino... il film di Massimo Troisi? chi siete? quanti siete? e che cosa portate? le domande sono, allora, sono semplici voi fate un ragionamento come se in questo momento la Salernitana avesse un presidente a pieno ritmo la Salernitana non ha tra virgolette, un presidente da novembre. Momento in cui lui ha dimesso. Io direi anche da giugno. Beh, diciamo, novembre è stato... Quindi, mi meraviglio che vi meravigliate. Di ma al detto, momento è ancora in carica insomma. e per sì, me vabbè. parla da presidente sì, poi vabbè. quello che fa lui a me non interessa. Parla però... in carica, ma sappiamo bene quello che sta succedendo. Ma sicuramente. Sappiamo bene quello che in questo momento non possiamo dire, ma non peraltro perché non vorrei far prendere una querela al povero direttore di, di Otto Cianel. Però le cose si sanno. Voglio dire, Roma, ti ricordi quando disse non andare a, a mangiare nei ristoranti a Cagliari? Perché trovi sempre il cameriere, tu parli e non sai che c'è sempre un cameriere tifoso della Salernitana che ascolta. Roma è ancora più vicino di Cagliari. Certo, ci vuole un'ora o un, un, Hai un quarto. Hai capito? allora è ancora peggio. E allora, cara Polverino, voglio dirti. Lui non parla più da presidente da tempo. Quando vi ho fatto l'esempio di De Laurentiis, è per dimostrarvi cosa fa, può essere pure una fesseria, sono d'accordo, però dimostra che cosa significa fare il presidente. De Laurentiis, ribadisco, ha sbagliato tutto quest'anno, non ha indovinato nulla, forse calzona alla fine, e ha sbagliato tutto. Però con quella cosa... Lui dimostra che significa. Hai tifosi della. Brava, hai difosito... Ma anche il presidente dopo la partita col Napoli in casa, per quello che succede. Divino dopo cinque partite, sembra che volesse accendere il mondo con gli arbitri, rimane col cerino in mano e non se lo fila più nessuno. Non capendo i meccanismi, quello che gli diceva, diceva Liberti. Ma poi mi devo ripetere ancora sul film, ma no vuoi che mi ripeta ancora sul, sul ristorante alla Reiki, sulla festa del compleanno con la partita col Napoli, che i suoi amici andavano dopo la sconfitta a trovare i giocatori del Napoli. Per farsi i selfie con i, quelli della, della Guardiania là, che, fanno, Guarda, io, che io parlavano contro cosa, la sanità, potrei farti un facciamo, lungo elenco, cioè subito contro il Napoli. Voi dite, ma questo non c'è questo, no? Queste sono le basi, cioè tu contro il Napoli, la partita della, diciamo che vale una stagione, tu fai mancare il Granet Ariberto, ha detto Peppeì. Appare solo di maglia granata, se vogliamo. Noi giochiamo con Napoli con la maglia grigia, che vuoi fa, fare un'operazione. Mi fa molto marketing la maglia grigia. Ma tu il marketing non lo sai fare. Sai perché? Marcio, te lo... Fucsia, se non mi ricordo, non vuoi fare il marketing? Io sono d'accordo con te. Fai giocare la Salernitana con la maglia granata esatto. con cui vinsero il primo campionato di Serie A. Ti inventi questa cosa. Questa è la maglietta con cui la Salernitana andò per la prima volta in Serie A granata. Faccio un esempio: ma se fosse granata, ma fai, la, fai, la, fai la, due cose: fai un'operazione di marketing granata. fai un'operazione di marketing e tieni alto quello che poi è il simbolo dei diffusi, cioè il granata. Ma Liberti ha detto bene: mancano le basi, manca l'ABC, eh. cioè stiamo parlando. Stiamo parlando di altro cioè, Però mi no, fermo adesso perché dipendolo. io potevo dire molte cose. Molte fino, cose. Co come all all vedi fino adesso. Ho tantissime telefonate. Fino adesso mi sono stato zitto. Se le, volete sapere. Se le, non, le sapere, volete sapere. Le vogliamo sapere. Io non dico più. al telefono, pronto? Magari. Pronto? Buonasera. Ciao Carla Sonia buonasera. Bella, carissima. <ride> Mi hai riconosciuta sì. subito. Buonasera, direttore d'Angelo e anche all'assessore Pecch de e Minoliti <ride> <Si ride> E lo è di fatto, esatto. <ride> di fatto. ma proprio fatto allora io chiaramente non entro nelle questioni legali perché non, non ho competenze neanche i, mh, insomma, i dati per, eh, per, avere, per formare un giudizio però ehm, quello che noto è che oramai Iervolino eh, sta facendo i, corvi, i conti della serba fondamentalmente cioè eh, non parla più fondamentalmente di calcio sembra quasi che la Salernitana sia diventata un foglio di calcolo Excel su cui apporre dei numeri nel tentativo di di far quadrare i conti, quello che penso però fondamentalmente è che chi scende in campo sono i giocatori. E la resa dei giocatori ehm, nulla a che vedere con i conti finanziari della società e del presidente. La stessa cosa è nelle scelte del tecnico di, di Liberani, che al no di dia ha messo dentro un centrocampista e non capisco perché non abbia messo un'altra punta, un, un attaccante. A quel punto negli ultimi dieci minuti più il recupero, tu ti devi giocare tutto e per tutto. E tutte queste scelte non hanno a che fare con la disattenzione, la disattenzione del Presidente eh, dal, dalla, squa dalla squadra io ora vorrei dire una cosa ma con chi ce la dobbiamo prendere è stato il Presidente il primo a dire la società è verticalizzata l'ha verticalizzata lui e in quanto tale vuol dire che lui si prende le responsabilità di tutti il mood oramai di questa società è tutto con calma tutto in ritardo e, e con calma è andato anche al Meriposi al Merirosi scusatemi per dire A che cosa. Quando che... poi succedono le cose, no? dopo la partita, esatto, ne parliamo esatto, lunedì. Ma tu ne esatto, parli adesso, dopo tre bravo, secondi, scendi negli spogliatoi e fai il presidente o fai quello che devi fare. Tutto sta diventando ridicolo. Mi sembra una farsa, una farsa. mi sembra una scena di teatro con un. Con un con un tendone che oramai si sta eh, chiudendo, e che è venuto a dire che è deluso ora e che è giunto il momento di, far, eh, di, di reagire, di far vedere la salernitana e la squadra che cos'è, quanto vale adesso sempre ritardo. Eh, adesso forse se non è si è accorto. accorto, forse non si è accorto, perché probabilmente è distratto da altro, che queste sue parole, noi tifosi e voi giornalisti, le stiamo ripetendo da mesi oramai, ma lui non ascolta nessuno. Cioè, a me, la cosa che ha dato molto fastidio ed è stato veramente vedere i giornalisti ieri che lui si è presentato nel van con una schiera di gente che non conosciamo, che sta gente intorno a lui ha chiuso le porte a tutti, non si è fatto intervistare, non ha voluto parlare con nessuno. Non Sonia, ha voluto... ti, posso dire, ti posso assicurare, ti devo salutare purtroppo perché abbiamo tante telefonate e, e pochi minuti per farvi intervenire tutti. Ti devo dire e ti posso assicurare che il modus operandi di questa società, nei i confronti di noi giornalisti, come dice Tommaso D'Angelo, è sempre lo stesso. Porte chiuse al Mary Rosi, non si entra e i poveri operatori che tentano di fare riprese in qualsiasi modo mi sono trovata un paio di volte, dopodiché io personalmente eh, mi rifiuto dopo tanti anni di essere trattata in questa maniera, perché nessuno vuole rubare niente a nessuno, è solo eh, provare a dare un'informazione, perché quando poi si danno informazioni eh, poco corrette anche perché ci si vengono a chiudere costantemente le porte in faccia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Eccola, con chi parliamo? Vincenzo da Salerno. Vincenzo, prego. Allora, io vorrei andare un po' controcorrente sul caso Via sì, sì. Vorrei dire, se c'è un presidente con un polso un po' più duro, sì. secondo me Dia dovrebbe giocare. E siccome tiene un altro anno di contratto, se non sbaglio, di farsi anche la 6B, altro che Premelic, dove vuole andare? Si fa un altro anno di 3B qua con noi. Voi sapete co cosa ne pensate voi. Grazie. Grazie. Direttore. Sai che non è possibile questo. Ma io vi dico una cosa, però almeno un. Sì. Cioè io, io, io credo che mh, sia sbagliato. Uh, No, quello è Se sbagliato, è sbagliato no, prendersela no, con Dia perché no, no, non vorrei che il caso Dia poi diventasse. Ma il millesimo Diciamolo: questo, secondo me diciamolo, è, sbagliato, eh. è sbagliato battezzare come già perso il campionato. Io credo che da questo punto di vista ci sono tante partite da giocare, ci sono tanti scontri diretti, la squadra si ritrova compattezza, voglia di stare sul pezzo secondo me ha ancora qualcosa da ah, dire. Certamente la fiamma della speranza è bellissima, ma sarebbe Vabbè. grave abbandonarla anche perché le retrocessioni anticipate non hanno mai fatto bene. Beh. Cioè La storia ci dice che quando tu retrocedi con largo anticipo difficilmente ti poni nella condizione poi di risalire immediatamente in Serie A. Io credo che una semplice eh, consultazione del calendario che attende le squadre delle prossime partite ci fa capire come c'è la possibilità, tu vedi il calendario eh. dell'Empoli, vedi il calendario dell'Empoli, sì. L'Empoli a Nicola. Sì, avrà e pure un Nicola altro, un altro idolo, e anche pure mio. Francesco. Eh. Ma Nicola, mio, amico mio, deve, deve... deve incontrare no, Nicola, sì. Sì. Nicola ha fatto due punti nelle ultime tre gare. Grazie, sì. La sanità è salva perché si si Grazie. Grazie al calcio, eh, eh, l'abbiamo più volte detto. Eh. Quindi, Quindi, non è, non è che non facciamo diventare un mito, Nicola. Eh. Vedete, vedete eh. il calendario eh. eh. per ah, Facciamo parlare però... un attimo, Pasquale, un secondo solo. Pasquale, vai, che voleva dire qualcosa prima di te. La, la non, non bisogna anticipare la retrocessione però vi ricordo che nei campionati di Serie A l'unica volta che una squadra con 14 punti e 27 partite si è salvata è, 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 stato solo, è stato solo una volta è stato il crotone guidato da Nicola che si è trovato in quella situazione e poi ha inanellato tutta una serie di vittorie e di risultati non per santificare Nicola ma secondo me scusatemi ma io non ho ancora capito la scelta di Liverani Vabbè, bisognerebbe chiederlo a Moggi, <ride> più che a noi per la verità. No, ritornando al discorso Dia, è capitato proprio a fagiolo quasi, no? perché in questo momento il Presidente fa la parte del tradito, senza sapere che ci ha traditi. Uh, le, se la prende con i tifosi perché vanno a scrivere, sicuramente avranno esagerato. Vanno a scrivere e quindi vuol preparare le denunce. Quindi sì, dice no, non mi dovete toccare. questo è proprio, guarda, questo Vabbè, è veramente Vabbè, sai, però sono quelle cose. Uno per dei punti, punti più bassi. Devo sapere che, che Fulandino è molto. come dire Io mi dico, posso dire che siamo passati dall'ipotetico acquisto di Cavani all'acquisto <ride> con l'algoritmo oh, a cinque siamo passati da Cavani a 5 mesi. Ricordiamoci, ricordiamoci le parole che disse a ottobre-novembre faremo trovare pronti al mercato di gennaio tu sei sempre ora... un, uh, uno che scusa lui ti ha parlato di mercato mm. mica ti ha detto quale yeah. eh, tu devi sempre pensare fantastica quelli di cioè, mercato <ride> mica ti ha detto quale la responsabilità finitela è che è importante. la l'unica responsabilità è di Iervolino, Ehi, ma no. non da oggi, e no, chi sta dicendo oggi? È praticamente da quando ha fatto la fesseria di non ascoltare Sosa e di cacciarlo successivamente. Da lì è com sono cominciati i guai della Salernitana. Aveva avuto la fortuna di prendere un allenatore con la A maiuscola, non l'ha capito. Siamo passati da un allenatore a un mezzo allenatore, e purtroppo temo. Manco mezzo un allenatore, quarto, un quarto, grazie beppe perché non si ha né capacità di scegliere, né le amicizie giuste per scegliere, né la volontà di cacciare i soldi per scegliere, e quindi tu ti affidi a Sabatini per tenere buona la piazza, ok? Questo è un dato di fatto però ti Tina a De Santis fino a metà dicembre, poi gli dici soldi non ce ne sono, lui gli fa un miracolo che fa quasi un'estorsione del Laurentis, dove raddoppia la, cifra, la, per la cifra per Mazzocchi, anche se è costretto a ingoiare la marocalice di Zanoli, che alla Sanitana non serviva, indipendentemente dalle qualità del ragazzo, che non metto in dubbio, ma alla Sanitana serviva Gaetano. Chiaramente e lavora. chi l'ha dato? dato L'amico del calcaio. Presidente? Eh, eh, l'ha Con cui la Salernitana gioca domenica. Della Rennes, con il Erbolino gioca con il gatto, col topo. L'ha fatto, vi ricordate, la vicenda degli albi? Sì, sì, sì Il volino, sì, secondo sì. me, il Presidente ancora non se ne è accorto che è il topo. Eh, forse secondo me. Eh, Perché secondo quella me è la presunzione, può essere. E' il guaio che il suo amico Fimmanò, amico e ma avvocato Fimmanò... Ma non basta! Basta! Ma questi sono i guai della no, Salernitana. No, basta sentire... E purtroppo questa è. La legna è questa. Eh, andiamo un attimo da che Pasquale cosa Foglio. È come se praticamente. Mh, eh, qualcuno del, de 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 della salernitana. Andasse da qualche parte... Cioè lo fa Filmano... Sì, ma voi scusate, vi scusate, cioè, Aspettate che, che devo andare da Pasquale eh, sì. Pollio per parlare anche di Cagliari Salernitana, perché eh, giustamente dicevano, dicevamo in studio le partite bisogna vincere. Bisogna giocare, ma si, cioè. comincia, si comincia con il Cagliari, si comincia ogni settimana per la verità, allora. eh, perché ogni settimana diciamo questa è la settimana giusta. Ma no, prima o poi... Ma prima Come? poi... Per la legge dei grandi numeri. No, cosa deve succedere, Pasquale. Ogni settimana, diciamo, questa è l'ultima occasione per la Salernitana per ripartire e ogni settimana ci troviamo al punto di partenza, anche perché onestamente la partita di Udine si era messa in una maniera tale dove si doveva giocare per vincere. E qualcuno mi deve sempre spiegare perché al 71esimo entra Equamesi e non entra di A. e poi lo si, si chiede a DiA di entrare a sette minuti dalla fine. Il giocatore ha sbagliato, ma. Eh, perché eh, in conferenza stampa si devono dare certe notizie? I panni sporchi, secondo me, si lavano in famiglia e poi dopo la società sarebbe intervenuta. Cagliari è una partita, secondo me, complicatissima perché il Cagliari ha un allenatore e la Salernitana no. Quindi, eh, in più, eh, quando tu inizi a vincere, eh, il morale della squadra sale e nel calcio il il fattore psicologico è più importante del fattore tecnico. Per cui abbiamo una Salernitana che comunque dopo anche la visita del presidente non penso che sia al massimo eh, de della sua espressione eh, anche mentale. Non penso che il gruppo sia carico come dovrebbe essere e trova una squadra dall'altra parte che sa che conquistando tre punti probabilmente imbocca la via della salvezza, quindi sarà una partita complicatissima. Ma la Salernitana in quel caso ha un solo risultato. La Salernitana deve vincere la gara a Cagliari, si vuole sperare di poter riaprire la lotta per la salvezza. Vincere la partita a Cagliari, ma vincere la partita a Cagliari significa giocare all'attacco, giocare con una squadra con un baricentro alto. E io queste parole le ho sentite da Liverani, però non ho visto ancora la squadra col baricentro alto, non ho visto la squadra giocare eh, con due punti, adesso due punte non ce le ha neanche. Quindi Dovrà giocare comunque con Ciauna e Weizmann eh, perché se no dovrebbe far giocare i quei mesi. Ma i quei mesi, scusatemi, ma è proprio l'antitesi eh, del calciatore di Serie A. Eh, lo abbiamo sempre detto. Quindi eh, a questo punto dovrà mettere in campo tutte le forze possibili e immaginabili per vincere a Cagliari. Ma se non dovesse andare bene a Cagliari, poi diventerebbe veramente, veramente complicato recuperare. Le squadre che stanno facendo punti, guardate il Verona, guardate il Cagliari, il Sassuolo è crollato. Ma non si può fare la corsa Sassuolo in questo momento. Bisogna guardare l'Udinese, il Verona, il Cagliari. Non lo so se la Salernitana abbia la forza in questo momento per recuperare nove punti uh, a chi le, da le sta davanti. Io spero tanto che ce la faccia. Spero che inizi a annellare tre... il calendario gli permetterebbe di. Se facesse una vittoria a Cagliari poi di trovarsi in lecce eh, alla reti e lì si giocherebbe tutto un'altra volta, però dobbiamo aspettare solo sabato sera. Ma cara Carla noi ne parliamo allo stadio. A me sembra che ogni settimana aspettiamo il risultato che non arriva mai. E allora io ringrazio e saluto anche eh, Pasquale Pollio per il, per il contributo. Grazie Pasquale. Grazie a te dell'invito. Ciao, buonasera. E sentiamo invece subito chi c'è con noi al telefono. Pronto? Io devo parlare. Devi parlare, abbiamo tanto tempo per farti parlare. Eh. Pronto? Con chi buonasera. parliamo? Buonasera, sono Carlo da Sant'Antonio Abate. Ho chiamato già altre volte e questa sera prego. mi è fatto molto piacere vedere il presidente Aliberti. Eh, Una persona per bene, per bene perché io intendo il calcio di una volta, che pure mio padre, stato presidente di una squadra di San Antonio e Bar, lo stato a al paese intitolato a lui, le persone per bene si ascoltano, oltre a capire di calcio. Eh. Appena non mi piace quello che ha fatto ieri il presidente del Napoli, per esempio, ha riempito di parolacce a non venire a tutti quanti che io non mi sento rappresentato da lui sono di tifoso del Napoli ma simpatizzo per la salernità da parecchio tempo e se fosse per il presidente del Napoli la salernità la manderebbe in quarta, in quarta serie no, non in serie B perché lui non vuole persone attorno a lui cioè... poi adesso voglio dire una cosa eh, se vi aspettate qualche piacere dal da Napoli lì a Salerno state freschi non l'avrete mai Ah, eh, il fatto di Caetano sono d'accordo, io l'ho detto pure la settimana scorsa. Anziché del eh. per chi ci doveva dare Gaetano e allora sì che si poteva risolvere qualcosa. Eh e allora voglio dire questo: il presidente cambi un po' tutto l'Endurance tuo Perché con la cosa che è successa, che il giocatore in Serie A non entra in campo, non capita nemmeno in terza categoria. Sì. Allora, se è capitato questo, salere, vuol dire che è un problema, è. diciamo così, societario e tutta la gente l'entulace le attorno che c'ha perciò se vuoi rimanere a Salerno lo dico io perché io sono eh, diventato simpatizzato o da l'anno l'hanno vado a comprare l'abbonamento la, della Salernità grazie perciò Carlo voglio... no, è un... grazie, grazie anche a Carlo io vi chiedo scusa perché abbiamo pochi minuti ma davvero tante telefonate ce n'è già un'altra in preascolto, pronto? Bene. Vai. pronto? pronto? buonasera con chi parliamo? Buonasera, sono Pasquale Pasquale, prego No, volevo salutare il Presidente Aliberti anche se è andato via volevo fare una domanda al Direttore D'Angelo se Aliberti ancora può prendersi la trebitana anche in Serie B no. tecnicamente, legalmente Grazie. e poi non sono d'accordo sì. che, che Gervolino era solo Iervolino aveva una grande persona vicino a lui che poteva far crescere sia il club e i giocatori, ed era Paolo Sousa già sono intervenuto altre volte lo dico fino alla fine questa cosa Paolo Sosa poteva essere anche sonerato perché a me non mi piace come allenatore può essere anche sonerato perché è andato a parlare con il Napoli Napoli campione d'Italia però se Paolo Sosa dice che questa squadra è scarsa e ha bisogno di sette giocatori. Lo dice sempre un giocatore che ha vinto due Champions League, sì. campionati, coppe, capitano del Portogallo, ha fatto gli europei, ha fatto i mondiali. Non lo dice uno così, quindi il presidente poteva anche esonerarlo, ma doveva comunque ascoltarlo. dentro di sé ascoltarlo. Ebbe. Concludo dicendo: è vero, fa la faccenda dia, ma il, secondo me il problema è a monte. Ma contro l'Udinese, Dia in banchina o Dia veramente non poteva far parte degli 11 titolari. Grazie, buonasera. Ma io su Dio il direttore D'Angelo da... e poi la pubblicità. Io Dici, dico una cosa rapido. rapidissima su Dia. Io credo che Dia ha bisogno della sanità, la sanità non ha bisogno di Dia. Cioè, sinceramente. No, io... Adesso io... ha bisogno di stare un po' no, in tribuna perché uno scostumato debba, debba fare di tutto per salvare. Ma il, che salvi Peppe, la, ma in Serie A un calciatore che guadagna fior di milioni è uno schiaffo no, alla miseria che è, si comporti no, in questa no, no, maniera no, no nei confronti della piazza, nei non confronti dell'allenatore, nei confronti Beh, di tutti. Ma cortesia. se vogliamo discutere è chiaro che non, non apriamo neanche la discussione sui compensi dei calciatori, però se guadagnano 100 è perché a chi li paga fanno guadagnare magari 1000. Eh, devono Quindi, fare il loro lavoro allora, perché se tu non fai il giornalista che, il tuo editore no, ti licenzia, certo, è la stessa cosa per me. Però siccome dia... Può essere un fattore importante. Non può nella essere perché salvezza, in mezzo al campo cammina, vero? Lo si punisce economicamente e lo e si riguadagna. La alla causa cremata no, no, va bene lui e va bene la salute. No, no, non, non ne tira fuori in nulla. Modo. Io agirei ha detto questo. Una cosa giustissima. Se ne doveva andare in mezzo un giocatore che non vuole rimanere. Non a giugno, ma a luglio Beh, lo ma devi mandare. Ma adesso c'è, adesso c'è! Ma non c'è Peppe, non c'è! Allora, In mezzo al campo cammino! Ma non La presunzione di poter gestire okay. al momento è chiaro che manca, si sente la mancanza di quel giocatore che noi avevamo visto una volta, ma ormai purtroppo è ha rotto. Deve, purtroppo deve andare via, anche se a noi ci sarebbe servito tanto. Certo. Ecco, io posso anche dire che con un uomo esperto di calcio che sapeva padroneggiare i giocatori l'avrebbe. Parlo di Sabadini per dire Sabadini, l'avrebbe sicuramente giusta a me. o il giocatore andava o sarebbe rimasto convinto di stare un altro anno. Questo è tutto. Sì, sì. Da da dottorre, adesso mancano tot partite e secondo me tu devi cercare di fare il patto anche col diavolo per cercare di salvarti, punendo ovviamente Dia, punendo ovviamente Dia naturalmente, Ma magari facendogli detto... fare un atto di contrizione pubblica con la tuta della Ferragni, si scusa con i compagni, con il pubblico, eh, oh, lo punisci se per, magari accetta due mesi in meno di stipendio come gesto risarcitorio per il suo comportamento e poi giochi 11 gare. Ma 11 vedi che il gare. Non è per niente d'accordo, è dato di fatto Eh sì, però fratello mio caro, chi presidente? Se lo prende poi questo Nessun guaio? So, L'ha detto, eh, eh, che... detto pure a Liberti. È chiaro, eh, è chiaro che non se lo prende nessuno. Vuoi rispondere a Pasquale? Intanto che poi andiamo in pubblicità, il nostro telespettatore. E Pasquale che cosa voleva? Di, di voleva sapere di prima. Dia e voleva anche sapere rispetto ad Aliberti. Era quello sì, di prima. Io ho detto di no, non è possibile. A scatola chiusa, andiamo in pubblicità. Ci ritroviamo tra poco. Eccoci qua, di nuovo in studio con granatissimi, animatissimi nostri furionda, direttore, capitolo dossieraggio e capitolo inchiesta della Procura di Salerno. Allora, cancelliamo per un attimo l'aspetto sportivo perché la bomba che è esplosa chiaramente ha mandato un po' tutto in cavalleria, compreso un'analisi della partita di Udine, che, di cui ormai nessuno... Ovviamente se ne frega certo. più. Il guai, caro Minoliti, è che non c'è più la cultura dell'ascolto dall'altra parte. Perché chi sente, vuole sentire quello che più gli piace. Se uno dice una cosa che non gli piace, poi è capace di inventarsi di tutto. <ride> Me l'ha dimostrato tu cinque minuti fa, e il compagno appena. Ma comunque, fa parte del gioco, non è questo il problema. Qui ci sono due piani, ieri sono uscite due notizie. Distinte e separate: distinte e separate. anche chi non sapendo ha pensato di fare tutto un trucco al denuncio, ma le notizie erano separate. Tanto è vero che oggi è venuta fuori la notizia che Lotito è stato ascoltato ed è stato ascoltato anche Fabiani. Sono fonti ufficiali, così non dite, ma quindi leggete a me le fonti ufficiali, se siete in grado, eccetera. Sulla compravendita della Salernitana. Perché? Stiamo parlando della Procura di Salerno okay. che indaga sulla compravendita della Salernitana. Questa inchiesta, come finisce nel famoso calderone, calderone di, di, di Perugia? Finisce perché. Gravina è attenzionato, Gravina è attenzionato, e Gravina fu uno diciamo, dei maggiori sostenitori del trust, del trust della salitana che si doveva vendere altrimenti sarebbe stata cancellata. Okay. Tanto è vero che l'avvocato di Laudati, che era il PM, che adesso è sotto inchiesta ieri, ha detto c'era necessità di indagare perché... C'erano delle cointeressenze patrimoniali e si rifà a Gravina e a Iervolino. Tutto nasce, tutto nasce da Così. Questo. Allora, Iervolino, la gestione della sanità... Scusami, per verificare se c'erano delle... Se c'era, come sì. di, Perché? Sì, sì. Allora, tu come fai ad abbattere Gravina? Lo abbatti colpendo... Iannicelli che è amico suo, ma che è più debole. Quindi tu cominci a sgretolare Gravina facendogli terra bruciata Crollare intorno. il terreno sotto i piedi, certo. Tu non abbatti la Meloni puntando la Meloni. Certo. L'abbatti punendolo l'Obrigida, certo. punendo Crosetto, certo. gli scavi la fossa. Certo. E questa è la tattica che si ben usa definito. in questi casi. Certo. Quindi Iervolino perché paga tutto questo? Poi ritorno alla procura di Salerno, sono ancora a Perugia, paga perché è amico di Gravina. Perché è stato scritto che Gravina è stato suo sponsor. E perché Iervolino commette un grave errore, non sapendo che probabilmente anche qui gliel'hanno fatto commettere, cioè quello di acquistare l'espresso. Io l'ho scritto stamattina. Settimanale icona della sinistra che finisce nelle mani di una persona che, certamente, di sinistra non è. E da qui si scatena apri di cielo. Non a caso, in questa inchiesta ci sono tre giornalisti del domani che il giornale è edito da De Benedetti, ex okay. proprietario dell'Espresso. A un certo punto che succede noi assistiamo a un iervolino che prima cede una parte delle quote dell'espresso e poi improvvisamente dopo aver Abbandona. annunciato al CDE che avrebbe fatto eccetera 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 cede tutto e tutti hanno pensato "Ma anche io perché è il classico modo di operare di Ervolino, cioè acquista a due, vende a quattro, fa parte delle, di operazioni finanziarie, lui lavora in quel settore, quindi non c'è nulla di, di lecito e di scandaloso, quindi evidentemente è ritenuto che era il momento di poter cogliere il frutto di quell'operazione iniziale dell'Espresso, lui non è un editore, quindi tutto sommato un giornale non è che gli serviva, evidentemente lo prese è perché glielo fecero prendere, perché c'era necessità di salvare l'Espresso, perché funziona così, amici miei, e poi è la prima occasione. Alla luce di quello che è successo, eh beh, è anche logico ritenere che Iervolino, eh, quindi i famosi salotti romani, Avesse avuto settore che qualcosa non andava per il verso giusto sull'operazione espresso e quindi, in maniera molto intelligente, ha ah, detto: Bendo, incasso, mi tolgo. Ma ormai la macchina era, era, stata, era, già già avviata, avanzato, era, era stata già avviata. Era in stato Tant'è vero che anche la moglie di Iervolino finisce nel calderone finisce e viene, viene spiata. Tu mi dirai che c'entra la moglie, perché spiegano la moglie? Semplicissimo. Perché si riteneva che Iervolino parlasse con gli annicelli col telefono della moglie. Questo è, non perché la moglie avesse particolari segreti, non fa l'imprenditrice, cioè. come c'è una persona che non rientra nei cioè. giochi del marito. È cioè. al cioè. di sopra delle parti. Un parte. secondo e sì. poi vai avanti. Perché no, perché poi devo tre concludere, tre perché Minolini vuole certo. sapere devi, come, devi, devi, come va a finire. Vedi, pronto! Buonasera, sono Antonio Ravassa. Antonio, buonasera, prego. Buonasera. Niente, io sinceramente ero, sono sempre affettuoso con il presidente Liberti. E sinceramente io vedo, sono d'accordissimo con i tifosi studio, sono d'accordo con voi, con il direttore d'Angelo, che purtroppo. L'unico protagonista in negativo è il presidente e poi questa quest inchiesta secondo me è, è la pietra tombale mo, che Io vorrei fare solo una domanda, solo una domanda da tifoso, che tutti i diposi se la pongono parlando al base, parlando in strada, ormai è, è possibile programmare una società nuova, una, una situazione nuova. Cioè, io vedo che questo presidente ormai è assente da un anno. Un anno, un anno di assenza totale, tranne qualche incontro, qualche intervista, cioè, ma fare calcio così non penso che anche in Serie B, eh. poi sento dire soldi, 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 guardate che l'Avellino e il Benevento in Serie C hanno speso il triplo che ha speso il signor Ervolino in Serie A quest'anno, il triplo sia vigorito e sia da così, noi seguiamo il calcio campano, mi piace seguire le squadre campane se voi andate a vedere cosa ha speso Vigorito in Serie C, gli ingaggi dei giocatori del Benevento e quelli dell'Avellino sono pari alla, agli ingaggi dei giocatori della Sanitana che gioca in Serie A e i soldi che ha speso a gennaio sia Vigorito e sia Costina da D'Avellino ma non lo dico così tanto per allora sentire dire ancora che lui spende i soldi che lui ha preso la Sanitana a 10 milioni di euro la Sanitana in Serie A cioè ma scherziamo cioè, io allora penso soltanto che prima se ne vada da Salerno e è, è programmare una società con persone di Salerno perché poi penso che non erano in serie le persone prima. di Salerno il 31 dicembre e io mi auguro mi amico auguro che mio mi auguro lei però è ingiusto, eh? lei è ingiusto perché è fare calcio così non se ne può, non se ne può più grazie Antonio ti Buona faccio gerata. rispondere da Dov erano e il 31 poi dicembre gli imprenditori di Salerno il 31 dicembre i tre anni fa cioè, eh, sì, vabbè, sì, 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 chiaro, sì, sì, sì. Sì, sì. Eh erano tutti fiduciosi sul 32 dicembre. Come dice Thomas, eh. da Pasqua? Dov dove erano? Eh, eh beh, ma dove eh, erano? Eh beh, anche questa no, è una lettura, Anche questo è un lavoro di Dio. Però se tu mi dici questo, ti dico d'assicuro che ci deve essere uno su. E non lo so, eh. Sentiamo ancora, ancora chi c'è al telefono. Sì, pronto. Pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Francesco da Salerno. Francesco, prego. Buonasera, io eh, penso che eh, si è detto tanto, Iervolino deve dire, deve dire deve, eh, cosa vuole fare l'anno prossimo, eccetera. Ma secondo me non poteva dire eh, specialmente eh, già nemmeno adesso, nemmeno qualche settimana fa che cosa poteva fare, perché il campionato se lo sta giocando ancora, oggi un po' di meno, ma fino a qualche settimana fa se lo stava giocando. Quindi dire, i fatti secondo me parlano uh, da soli e sono anche abbastanza diciamo, chiari probabilmente. Uh, il Presidente che non appare secondo me sta perdendo pure voglia di uh, fare calcio a Salerno, gli investimenti li ha fatti. Uh, il primo anno soprattutto, uh, paghiamo ancora contratti onerosi e quindi investire ancora di più forse avrà avuto pure paura. Um tenendo presente che aveva comunque una squadra con dei giocatori che avevano fatto bene. Certo. Uh, A uh, lo volevano vendere, purtroppo non è arrivata l'offerta giusta, c'è cioè un giocatore che fa 16 gol al primo anno e tu ti aspetti di venderlo anche in maniera decente, purtroppo è venuta quella diciamo, offerta uh, uh, indecente del Wolverhampton e quindi... Uh, non, non si è potuto vendere il giocatore, poi è andato a fare la Coppa d'Africa, poi, poi si è infortunato. Quindi è stato difficile renderlo pure a gennaio. Purtroppo ha sbagliato perché tu sei pagato devi giocare certo, anche sette certo, minuti. Certo, certo, Ma io non condivido nemmeno il discorso di farlo giocare sette minuti perché tu o ci punti sul giusto, giocatore giusto ed è valido e lo fai giocare dal primo minuto lo detto. oppure. oppure non ci credi. E non lo porti eh, neanche tribuna, in panchina. Nemmeno in panchina, perché far giocare in quei mesi che non è pronto, non è per la Serie A attualmente, può darsi pure che tra qualche anno esploderà e diventerà un campione ma attualmente non, Adesso, non, non, non li è il momento fidare. e allora io la devo salutare perché purtroppo abbiamo pochissimi minuti e colgo l'occasione anche per chiudere virtualmente le telefonate ce ne sono Stop tantissime purtroppo non riusciamo a causa tempo limitato ad evaderle tutti saluto anche tutti i tifosi dei club organizzati che eh, ci seguono, il Salerno Club 2010, Mai Sola, Generazione Vestuti, tutti, tutti quelli che ci seguono stasera, ovviamente con gli occhi puntati su Granatissimi, c'era eh, il nostro ex presidente Aniello Aliberti. Direttore. Posso continuare? Devi, devi, devi alla continuare. Di arrivato È arrivato la moglie di Iervolino. È arrivato la moglie di Iervolino, avevamo detto perché delle telefonate. Era, quindi Avevo spiegato il motivo perché era diciamo, spiata, come si dice in gergo, la cosa che viene fuori dall'inchiesta di Perugia è che i fatti più gravi, che sono quattro, vengono contestati allaudati, cioè al PM. Certo. E uno di questi casi, riguarda proprio Gravina e la Salernitana. La Procura di Salerno si affanna a dire: Guardate, quelli ci hanno chiesto le carte e noi gliele e le abbiamo mandate. mandate. Quindi, evidentemente, per mandargli delle carte. Mi hanno specificato anche più di una volta, più di una volta bravo. eccetera. Laudati qui entra il meccanismo del dossieraccio. Che fa? Dice che gliel'ha mandato Salerno, ma lui aveva già avviato, diciamo, per altri, per altri canali. Ehm. Poi, coprendosi le spalle, si fa mandare da Salerno le carte. La domanda è chi ha mosso Laudati? Che probabilmente non sapeva manco che esistesse una persona di nome Danilo Iervolino. Eh, allora, se non si risponde a questa domanda ma mi devo fermare perché sono meglio... A me, cui me, stavo Melillo dicendo, a cui tu ovviamente non risponderai a, 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 davanti il direttore alle telecamere, ma te lo dici per la che... Mi viene a prendere no, sotto la televisione Melillo che è uno invece dei protagonisti eh, esatto. specifici del... Lo che è salutiamo, lo salutiamo, il direttore Melillo. Melillo è è esatto, il nostro chiama, direttore Melillo... Il nostro direttore Melillo. È chiaro che l'oggetto è Gravina, ma l'oggetto è anche Iervolino a, colpevole a dire di altri di essersi impossessato della Salernitana per la volontà di Gravina e di averlo fatto a una cifra sicuramente irrisoria. Irrisoria. irrisoria oggi si scatena io racconto i fatti, eh, non sto accusando nessuno oggi si scatena il caso Lotito, avete seguito? che finisce addirittura sul Tg1 mm. che poi non si capisce bene io Uh, ecco bravo grazie mi hai capito orlando e a un certo punto lo dite smentisce gentile dice ma io non ho mai fatto quelle dichiarazioni e poi viene fuori la notizia però lo che... smentisce su gravina non sulla Salerno sì, eh, certo si sì. si sì, sì, parla su gravina e poi viene fuori la notizia in, diciamo in, in serata nella prima serata che è stato che ascoltato. Che è stato ascoltato due volte, se ricordo bene, anche Fabiani, sia dalla Procura di Salerno, mi pare dalla Procura di Firenze, se ho letto, non ricordo bene. Cioè, ma come persona informata sui fatti. Fabiani era un dipendente, insomma. Di dito, e guardate, questo sulla effetto. compravendita della E eh, parliamo sempre salita. Perché della diciamo che sul tema dossieraggio Iervolino sarebbe parte lesa, nel senso che è stato spiato lui e eh, la moglie eh, è sì, in questo elenco. Però è importante inquadrare la, perché Iervolino è stato spiato Iervolino e non è stato spiato, cioè questo... spiato dellaurentis, certo. tanto per restare in tema campana. E te l'ho spiegato prima, perché c'erano i presupposti di questa sua amicizia con Gravina. E c'era probabilmente qualcuno che avrebbe detto laudatevi che comunque la Procura di Israele cioè sta indagando su questo a due inchieste. Certo, certo. Sulla, su, su, sulla. Beh, secondo me sono tre, perché oltre alle due... Ufficiali, diciamo così... No, no, oltre alle due di Lotito, perché se vedete, se la legge rimane in onda, Gentile dice che c'è un'inchiesta penale e una civile. Civile, C'è anche l'esposto che fu fatto, però qua voglio dire... Da, da uno dei, dei possibili Svizio acquirenti che voleva sì. acquistare la Salernitana con i bitcoin, se vi ricordate, sì, esattamente là eravamo alle barzellette finali. Che però fece l'esposto quando c'è un'esposta, poi è chiaro che la magistratura si è in giro: il è chiaro. Non, poi, probabilmente questa sarà stata pure archiviata, evidentemente. questa è qua, no, perché per risultare ancora come dire sul tavolo di tutta questa giossa, compresa quella del dossieraggio contro iervolino. È evidente che è, sono due situazioni ancora calde, tanto è vero che la Procura non dice le inchieste sono state archiviate. No. Abbiamo trasmesso gli atti perché ci sono stati richiesti da Perugia e quello che avevamo più volte gliel'abbiamo mandato. E per quello che riguarda anche la compravendita della Salernitana della compravendita. Sì, lo Tito non solo contesta il prezzo di vendita ma anche il fatto che pare non abbia ricevuto tutto quello... E questa è la causa civile. Esatto. Questa è la causa esatto. civile. Ma l'esposto fatto da Lotito riguarda le modalità di vendita: nel senso che lui dice a me avete costretto a vendere a, vendere a 10 milioni, a ma, 10 milioni, ma la, la società come ne mai un tot. ne valeva un tot? Questo dice l'Otito, eh, attenzione. Okay. Società senza debiti, voi me la mettete 10 milioni. Poi il fatto che non è vero, questo è un fatto civile, voglio dire, più di una. Adesso bisognerà civile. chiaramente aspettare i si e gli sviluppi. È, e nasce il caso Gravina, guarda caso, attaccato pesantemente, credo dopo Lazio-Milan, dallo stesso Lotito uh, nell'ultima partita di campionato. Certo. No, Lodito proprio che fa la Lazio: 1-1. La alla fine del primo tempo, eh, adesso perde. ci... perdeva. Mi dicono adesso che perdeva. Mi alla dicono la regia che perde. Uno, Torniamo. 1-1 il complessivo, sì. quindi 2-0 attualmente per il Bayern, quindi 2-1 per il Bayern. Okay. Mi allora, sono espresso male Ci concentriamo una, era... un attimo, che abbiamo gli ultimi 5 minuti. Questo, perché la, eh, il il vero è questo. Eh ho capito. E Iervolino sa. E sa. Però a Cagliari c'è il primo dei 5 scontri diretti per sperare... Allora, senti, il discorso è molto semplice. Se noi vogliamo essere razionali... E' zero per della Lazio intanto. Sì. Vai. Se noi vogliamo essere razionali forse domenica, quale sabato mi pare, sì. dovremmo andare al mare per dirla al rabbattino Craxi. Il guaio è che però noi non siamo razionali, perché non è la ragione che li fa, perché il pallone è rotondo, perché tu sei tifoso, perché speri sempre che... che cioè più voglio più dire, più è, più. È, magari qualcosa ti è andato storto, lo speri, ci può darsi che la prossima partita... Sia quella, sia quella giusta anche per voglio dire tanti episodi negativi ci arriva ah. l'episodio positivo riaccendiamo forse tendiamo di riaccendere il motore sai quel motore che certo. tu giri la chiavetta e non si accende poi a un certo punto tac si accende esatto. il motore esatto. e poi si vede perché poi hai il leccio è vero che vai a Bologna poi hai <coughs> ancora una partita diciamo, che te la puoi giocare e allora eh, Cagliari è davvero adesso l'ultima spalla ti piaccio. Ce ne sono state tante. Eh infatti, troppe. Questa... troppe. E questo non ti lascia ben sperare. Però noi diciamo è l'ultima spiaggia, mettiamoci più, come dire, più sentimento che ragione per citare Maria Nazionale e vediamo, e vediamo no, che succede. Tommaso, Faccio squadra... parlare Peppe e poi sì. concludi tu, perché tu sei ah, il tifoso tu, tu, tu. e quindi no, concludi con l'appello. Io credo Peppe. che la setata debba crederci. E sarei per una soluzione di punizione economica, di DA pubbliche scuse e cercare di recuperarlo alla causa per questo sprint finale. Diciamo sì, la Salernitana che io ho visto non va in campo con l'amore dei tifosi della Salernitana, perché con la Roma, vi ricordate, una partita certo. che era alla nostra portata: Fatapam perdiamo Milan, Napoli. Allora, voglio dire, ci giura male sicuramente, eh, abbiamo pagato conseguenze. L'episodio di rigore su, eh, su Simmi a Napoli non si è visto da nessuna parte perché forse il presidente si è bisticciato con De Zon non lo so, non mi pare. Però, eh, non si è visto assolutamente cioè? da nessuna parte. Eh, la cosa che ti servo dire perché al signore che ha chiamato prima, io non è che chiedo oggi per dire, domani facciamo la seduta. No, tu mi devi dire, presidente, io sto strutturando una società per affrontare le io situazioni ci sono come, a prescindere. E ci sono. A prescindere come dicevo Todo, io esatto, ci sono. E questa è la cosa che io non è che voglio dire deve prevedere. Se no, no, tu devi dire sto strutturando la società e ci sono e ci sarò punto io voglio massimo. solo rubarti 15 sì. secondi per ehm, Peppe credo ma anche Minel, Minolini ma Peppe soprattutto sarà d'accordo con me oltre che te eh, di esprimere eh, solidarietà al professore Ascierto che è stato dire, oggetto di una cosa molto ah, brutta sì, non sì. voglio neanche ricordarla e ah, ripetere. ripeterla è me. un grande professionista Sarà pure tifoso della Juventus, ma nessuno è perfetto, amici miei, sì. eppure <ride> gli Annicelli è tifoso. Chi <ride> mm. <ride> quale sei tifoso per? Io sono tifoso del calcio, ah, eh. lo sapevo che avrei risposto così e poi il del con Napoli con venire, e poi del Milan. come Ma noto posso da dire bambino. una cosa? Almeno non si mette quella ridicola parrucca azzurra ah, nelle trasmissioni, ah, per, cortesia, per cortesia. Ce per cortesia, per cortesia. E allora, vuoi salutare il mio amico Enrico Fedele? Salutalo e dobbiamo eh. chiudere. Caro direttore, un forte abbraccio e mi raccomando, picchiaduro per Radio degli Annicelli. E allora, grazie a Filippo Notari in regia, Orlando Matarazzo e eh, Amato di Sunno, grazie, Ermanno Minoliti, Peppe Annicelli. E Tommaso D'Angelo, tutti voi che ci avete seguiti da casa, ovviamente eh, l'appuntamento con Granatissime, le vostre telefonate le aspettiamo tutti la settimana prossima. Eh, ovviamente, ancora, sempre e per sempre, Forza Salernità. Buonasera a tutti. Eh, 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 eh.